Siamo in diretta proprio davanti alla sala, praticamente il Palazzo Municipale a Roccella Ionica. Ancora per 20 minuti circa o poco più è aperta la Camera Ardente in ricordo, soprattutto per l'ultimo saluto di quanti vogliono, hanno in questi due giorni manifestato vicinanza, affetto e stima nei confronti del senatore Zito. Noi seguiremo in diretta questa cerimonia laica, sono assieme a Pino Carella e siamo dislocati in questa parte perché da qua vogliamo soprattutto alcune delle testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto. C'è un palco allestito dietro di noi, ci saranno degli interventi delle autorità e dopo le 18 il feretro verrà esposto. Pino. Sì, giornata triste, non c'è che dire, sarà l'ultimo viaggio del senatore Zito, sarà traslato qui a Roccella, quindi al cimitero, nella cappella di famiglia. E niente, noi saremo collegati in diretta per tutto questo tempo per raccontare anche, no, la sua storia, le sue vicende, e ovviamente gli amici che l'hanno circondato anche nell'ultimo passaggio, anche in queste ultime ore. E c'è stato un via vai in questi due giorni, sia a casa e anche nei due giorni, qui nella Camera Ardente allestita all'interno della sala del Consiglio Comunale. E il via vai che ancora continua, adesso si stanno sistemando qui fuori le sedie per poter assistere a questa cerimonia laica. Lui ha voluto questo, ha voluto il rito laico, è stato accontentato ovviamente. È inutile dire la pesante eredità che lascia qui a Roccella e soprattutto le tante cose ancora incompiute, di questo lui si lamentava negli ultimi giorni. Sì, le tante cose lasciate a Roccella, ma io espanderei all'intera regione Calabria, perché le opere fatte dal senatore, come diceva lui spesso anche in diretta, io devo parlare inevitabilmente, oggi qualcuno diceva oggi non è il giorno della politica ma è il giorno del ricordo, però parlare del senatore Zito è inevitabile non parlare di politica. E lui ricordava il fatto che non ci si deve accontentare della fontanella vicino a noi, ma allargare il comprensorio, allargare alla Regione Calabria. In questi due giorni, lo ricordiamo, sono stati tante le personalità. Ieri il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, assieme al capogruppo Sebi Romeo, ma i tanti socialisti che in primis Saverio Zavettieri a rendere omaggio, ma soprattutto quello che ho detto oggi nel servizio introduttivo, la gente comune che da lui, soprattutto grazie alle opere fatte nella sua città, ha dato tanto. Io do la linea a Giuseppe Mazzaferro, così intanto vediamo e andremo ad ascoltare le prime testimonianze. Sì, prendiamo la linea, siamo a bordo palco, diciamo così, il palco che è stato allestito, che fra poco accoglierà la salma del senatore Sisinio Zito. Tra poco ci sarà, dicevamo, una cerimonia dove è previsto anche l'intervento. Ci sono 7-8 interventi di personalità e anche persone molto amiche e vicine al senatore. Oggi siamo qui per raccontare l'ultimo giorno del senatore, l'ultimo giorno sta per salutare la sua Roccella, sta per salutare le persone che gli hanno voluto bene, una cerimonia che è stata organizzata ovviamente velocemente ma molto, molto sentita. Diciamo che in un momento come questo si è notata la grande partecipazione della gente, la gente comune, quella che chi ha visto realmente come è cambiata la cittadina ionica negli ultimi 15-20 anni. E ovviamente lì c'è la mano di Sisinio Zito, in un paese che ha cambiato volto e si è distinto naturalmente da tutto quello che è diciamo il circondario. Roccella si distingue per le opere infrastrutturali, parliamo del Porto delle Grazie, parliamo dell'auditorium, del Parco Collina al Castello, del Roccella Jazz, della raccolta differenziata, del lungomare, pista ciclabile e tanto altro, e in tutte queste grandi opere c'è l'impronta di Sisinio Zito. Ed oggi un giorno di saluto, un addio che è stato concepito anche
in maniera istituzionale. Fra poco vedrete l'arrivo dei vari sindaci della Locride. Lo ricordiamo che Sisinio Zito è stato presidente dell'Assemblea dei Sindaci, un periodo particolare, quello in cui lui presiedeva l'Assemblea dei primi cittadini, un periodo in cui è stato forse il periodo di maggior produttività dell'Assemblea. E il senatore lo conoscevamo tutti, un carattere forte, decisionista, un carattere che ha di fatto dato una spinta in più a quelle che sono le normali gestioni amministrative dei comuni, con la sua voglia di decidere, di fare, di prendersi la responsabilità. L'opera del senatore Zito, il decisionismo, si è visto anche nei momenti più drammatici, quando Roccella fu colpita diversi anni fa dall'alluvione. Lui si prese delle responsabilità incredibili, quelle di scoperchiare l'intera via Trastevere, responsabilità che sono ricadute sul sindaco. All'epoca era sindaco, riuscì a salvare Roccella da danni alluvionali incommensurabili, e poi naturalmente con la progettazione riuscì anche a in un certo senso ricostruire quello che era stato danneggiato. Ecco, io fra poco do la linea, vedo già nel monitor Maria Teresa Criniti con Demetrio Naccari Carlizzi, che conosceva anche lui il senatore, ha avuto modo di conoscerlo anche da sindaco all'epoca quando era assessore. Ricordo uno dei momenti più belli fu quando fu finanziato un progetto di pista ciclabile. Ricordo proprio Demetrio Naccari seduto accanto al senatore nella sala del convento dei minimi. Linea Maria Teresa. Sì, Giuseppe Mazzafarro, Demetrio Naccari Carlizzi, compagno anche di tanti progetti, quando era assessore una stima reciproca. Il senatore Zito aveva poi una peculiarità, io lo dicevo a te prima di iniziare questo intervento, poteva essere amato, odiato, ma non passava indifferente a nessuno. Quando voleva un progetto andava avanti fino a realizzarlo, e la pista ciclabile, che era un'opera che lui ha adorato, è stata realizzata anche grazie a te. Sì, il senatore era una figura sui generis e devo dire che il fatto che fosse non solo attivo ma anche grandemente stimato in una fase in cui la politica, diciamo, non gode di quello che è il favore in questo momento, di un momento particolare dove c'è molto qualunquismo, il fatto che lui fosse ancora attivo, stimato, voluto bene dalla gente, esprime proprio tutto il valore della persona. Non lasciava nessuno indifferente, chi era con lui o chi, diciamo, lo osteggiava, proprio perché era una persona che era un grande azionista, nel senso che agiva molto, prendeva la responsabilità delle scelte e di conseguenza non era un soggetto che poteva lasciare in alcun modo indifferenti. Che ricordo hai del senatore? Sono tanti, poi era una persona, come detto, sui generis, particolare anche nel modo di agire, soprattutto di pensare. Sì, ma innanzitutto è una persona di grande cultura, però una persona anche che aveva un fortissimo senso dello Stato e una grande capacità amministrativa. Non è facile individuare persone che hanno una grande statura politica, che poi hanno anche la capacità di calarsi nel territorio e fare bene il sindaco. Molto spesso hai uomini di governo che, diciamo, si prestano stancamente all'attività amministrativa. Invece lui è riuscito ad essere uomo di governo, sottosegretario, senatore e anche uomo del territorio. Ha coniugato questo rapporto, diciamo, con il livello nazionale della politica, con un rapporto diretto sia da sindaco che da presidente dell'Associazione dei Sindaci, che ha rappresentato con tanta autorevolezza. Poi ho un ricordo di una persona che aveva il polso della situazione, cioè lui era ferreo nel perseguire gli obiettivi, difatti i risultati amministrativi denotano, diciamo, questa tenacia, questa capacità di visione e poi una capacità che ha saputo anche trasformare un'amministrazione nel suo complesso. Non è facile alle nostre latitudini trovare
una capacità di centrare gli obiettivi e di seguire le questioni con l'attenzione certosina e con una volontà ferrea come quella del senatore. In questo senso penso che sia un grande esempio per tutti coloro che si affacciano alla vita pubblica, perché la sua capacità e la sua tenacia sono veramente delle qualità raramente riscontrabili. Grazie, grazie a Demetrio Naccheri Carlizzi, e la linea la ripasso nuovamente a Giuseppe Mazzaferro. Ecco, riprendiamo la linea dalla nostra regia mobile che si trova posizionata proprio davanti al comune di Roccella Ionica. In questo momento vedete la camera ardente, dove appunto le autorità e le persone comuni stanno andando a stringersi con un affettuoso abbraccio alla consorte, alla signora Assunta, del senatore Zito, e poi il picchetto d'onore. In questo momento al picchetto d'onore ci sono 4 consiglieri comunali e anche assessori, mi sembra di scorgere, anche se lo vediamo alle spalle, Bruna Falcone, l'avvocatessa Cianflone e poi ancora Paola Circosta e l'assessore Francesco Scali sono di spalle, e noi abbiamo preferito darvi questa inquadratura in modo da far vedere anche le persone che vanno a rendere omaggio alla salma del senatore Sisinio Zito. Sulla destra dei vostri teleschermi vedete i parenti che sono appunto seduti, anche qualcuno in piedi, e poi centrale vedo in questo momento Milito, che è un giornalista che ha provato negli ultimi mesi di vita del senatore a intervistarlo e a scrivere un libro dedicato proprio a lui, alla sua vita. Ha fatto un'intervista lunga, circa 6 ore, e questo giornalista, ex giornalista Rai, di Rai Regione, questo giornalista praticamente ha in un certo senso avrebbe il compito di sviluppare poi un libro con le memorie del senatore Zito. 6 ore non sono tante, se il senatore in questo momento si dovesse arrabbiare lo farebbe solo perché, non perché è morto probabilmente, ma perché ha lasciato tante cose da completare, cose incompiute. Ma al di là ovviamente del tono anche ironico, come a lui spesso piaceva scherzare anche con l'ironia, Sisinio Zito lascia, anche se ad 80 anni, tante cose ancora da fare, tanti progetti aveva in mente e tante idee. Fino all'ultimo respiro si è dedicato alla sua Roccella Ionica, ha raccontato ai suoi amici, alle persone più vicine a lui, la voglia di completare tante cose, e fino all'ultimo momento ha provato a mettere il suo tocco su ogni cosa. Mi raccontavano persino le idee che aveva sul piano spiaggia. Ricordiamo che Sisinio Zito è stato sempre il leader della coalizione che a Roccella in questo momento governa, con a capo dell'amministrazione appunto il sindaco Giuseppe Certomà. Una squadra che ormai governa Roccella da oltre 15 anni. Ricordiamo che per 10 anni, dal 99 al 2009, Sisinio Zito è stato sindaco. Successivamente il senatore è rimasto per 5 anni vice sindaco. Ora non si era nell'ultima elezione, con appunto l'elezione del sindaco Certomà, non si era neanche ricandidato. Ovviamente la gente comincia a raccogliersi perché sono state posizionate le sedie in via 25 aprile, che è la via antistante il comune. Già qualche immagine vi fa scorgere la scalinata e il palco dove verrà posizionato il feretro del senatore Zito. Ecco, vedete come la camera allarga, riusciamo a intravedere, a vedere quello che è il palco segnato da una fascia blu, dove diciamo saliranno anche le autorità per dare l'ultimo saluto e l'ultimo ricordo del senatore Zito. Ovviamente, la scelta di fare un,
un'assemblea pubblica, un saluto pubblico, un funerale laico. La scelta è stata dello stesso senatore, laico per eccellenza, laico da una vita, non ha mai rinnegato la propria fede ed è rimasto coerente con le proprie idee fino all'ultimo. Sisinio Zito è stato definito da molti una persona che ragiona come un filosofo, ma agisce come un manager, e questa forse è la migliore descrizione. È una persona di grande cultura che, come tutti sappiamo, ha scritto diversi libri, ha letto tantissimo ed ora si è dedicato negli ultimi anni al suo paese, senza abbandonare mai le amicizie nazionali, gli ex parlamentari, dirigenti dei vari settori dei ministeri che lui stesso aveva conosciuto quando fu sottosegretario alla pubblica istruzione, fu sottosegretario all'industria. Ed ancora, sì, mi dicono che in questo momento vedete l'inquadratura proprio con i parenti, la signora Assunta e il figlio Bruno inquadrati in questo momento. Naturalmente sono momenti difficili e sono gli ultimi momenti in cui si sta per porgere l'ultimo saluto al senatore, e naturalmente sono momenti particolari e, come vedete, molto toccanti. La partecipazione è stata in questi due giorni grandissima. Ecco, nelle immagini vedete Enzo Schiripa, il direttore sanitario dell'ospedale di Locri, che parla con il dottore Vincenzo Lombardo, che è già procuratore capo della Repubblica a Catanzaro, suoi amici da sempre. Vincenzo Lombardo lo ricordiamo, molto appassionato di jazz, tante volte abbiamo ritrovato il procuratore seduto accanto al senatore Zito ad assistere agli spettacoli del Roccella Jazz Festival, e anche il Roccella Jazz Festival è una creatura di Sisinio Zito. E naturalmente rimane un Roccella Jazz che rimane orfano, ma che certamente quest'anno sarà realizzato, e noi ci auguriamo anche per gli anni successivi, perché comunque è importante che il percorso che il senatore Zito ha tracciato per il comune di Roccella Ionica, ma per tutta la Locride, debba proseguire e debba andare avanti. Sarebbe un peccato perdere ciò che di fatto è stato realizzato con grandissimi sacrifici e con grande maestria. Ricordiamo, una delle ultime opere è stata l'inaugurazione della chiesa al castello, a cui il senatore ha partecipato facendo veramente un discorso magistrale a dicembre. Vi faccio vedere anche qualche immagine, la regia ora ce le manda in onda. Ecco, vedete, le immagini che state vedendo si riferiscono proprio alla chiesa matrice del castello. Il senatore, nonostante avesse avuto dei disturbi alle gambe, si è recato con le stampelle quella sera a parlare e ha fatto uno dei discorsi più belli, un discorso testamento che vedete appunto, come lo vedete così rappresentato da queste immagini, che vi fanno capire e conoscere meglio chi era Sisinio Zito. Io già ritrovo Giorgio Imperitura, che è stato anche presidente del comitato dei sindaci. Ricordo ai tempi in cui il senatore Zito era presidente dell'assemblea, col quale è rimasto un rapporto strettissimo, un rapporto di amicizia, ma anche un rapporto bello, perché ricordo quel periodo, e non me ne vogliano, è stato uno dei periodi più belli dell'Assemblea dei Sindaci, in cui si è prodotto tanto, in cui il senatore aveva dato il suo impulso, un impulso forte, un impulso importante. Allora, linea a Pino Carella, a Giorgio Imperitura. Sì, c'era anche un grande accordo, perché ho ospitato più volte il Festival Jazz, se non vado errato, su Marto, non è vero? Il tuo ricordo? Assolutamente, c'è stata una lunga collaborazione piacevole, perché ti trovavi davanti a un uomo eclettico, un uomo che di un'altra caratura. Per almeno per quanto mi riguarda, è quello della mia classe, l'hanno sempre considerato un uomo al di sopra, con uno scalino superiore. Senti, c'è qualcosa, un episodio, un aneddoto che ti ha particolarmente colpito nella sua collaborazione con te? Ma la collaborazione, posso parlare, lasciando dal punto di vista istituzionale, che c'è sempre stato un buon rapporto, molte telefonate, molte chiamate, molte
contatti, in particolare lo ricordo nelle serate del jazz, quando molti molti anni fa sono stato uno dei primi comuni della Locri a collaborare con lui, mi ha detto ma perché non lo facciamo pure a Marta? Ma vabbè, un po' preso alla sprovvista, però ho parlato, gli ho detto sì, subito, accetto questa sfida. E me lo ricordo nelle serate del jazz, quando venivano gli artisti, ma soprattutto lui curava la parte, diciamo, dei rapporti con i mass media, con le persone che frequentavano il jazz, e certe serate lì a Martone poi si concludevano sempre là, va bene, voi siete uno... Ci veniva su, a Martone? Sì, vabbè, voi siete uno della montagna, facevamo anche le grandi cene, una serata di cene a base di prodotti tipici, che non solo gustava, anche perché lui mangiava molto poco, però li gustava, però facevano, diciamo, da cornice a quel sfondo di quell'attività, che poi a me ha dato come paese, certamente non il risalto di Roccella, assolutamente no, però anch'io, il mio paese, non io, finiva su tutti i giornali, su tutti i media, cioè una propaganda indiretta, una pubblicità buona di quella che era. Gli altri episodi, dal punto di vista istituzionale, è che quando è vero ci si parlava, ci si ragionava, ci si discuteva, però poi incuteva un certo timore reverenziale, le idee erano buone, ma ti costringeva poi a perseguirle, a metterle in campo. Lei è stato il successore, no, nell'Assemblea dei Sindaci? Sì, sono stato successore. Un'eredità pesantissima, direi. Indegno successore. Non dica così. No, lo dico di cuore, non lo dico perché ho sempre riconosciuto la sua superiorità culturale. Non ero succube, ci ragionavamo, no, alla pari in certi momenti. Cioè, quando lui era presidente, lei era sindaco, però? Sì, sono stato sindaco, ma sono stato pure successivamente, quando ancora lui era presidente dell'assemblea, quando io sono entrato in assemblea, il rinnovo delle elezioni dopo il 2009, insomma. Grazie in peritura, Mazzaferro. Riprendiamo la linea, mi confermate che siamo in onda? Sì, io ovviamente non siamo in video, noi siamo in audio, però ho accanto a me la persona che è stata veramente tanto vicina, la persona che è stata forse la più vicina, insieme a Vincenzo Stagliano, al senatore Zito, e parliamo dell'avvocato Vincenzo Bombardieri. Avvocato, un momento difficile, perché è un momento di distacco, di commiato, però è un momento che era dovuto. Sì, è ovviamente un momento triste per non solo per noi che abbiamo per tanto tempo lavorato come senatore, ma penso per tutta la cittadina di Roccella, per tutta la Locride, per la Calabria e probabilmente per tutta Italia, perché stiamo parlando di una personalità di grandissimo rilievo culturale e politico che mancherà a tutto il paese. Ecco Vincenzo, non è facile, non è semplice. Intanto io chiederei di avvicinarsi posso dire collega, sì, Lito, che ha intervistato per circa 6 ore, mi pare, ha registrato il senatore. Sì, sono molte conversazioni che ho raccolto per questo progetto di scrivere un racconto ampio sulla sua vita, sul suo tragitto politico in oltre 50 anni, quindi, ma non è soltanto dalla conversazione che può nascere questo libro, questo racconto, ma dall'insieme gigantesco di documenti che lo hanno riguardato, gli interventi, 5 legislature, 18 anni di senatore, interventi da parlamentare, interventi che hanno riguardato i progetti culturali che hanno contraddistinto il suo lavoro. Io ricordo la signora Assunta che ci chiamò in occasione del suo 80° compleanno, dove lei ha, diciamo, magistralmente condotto, diciamo così, quel
quell'ultimo forse intervento, no forse, certamente l'ultimo intervento pubblico che noi abbiamo anche registrato, e che è stato un discorso, diciamo un testamento. Sì, sicuramente, certamente. Lui già soffriva molto fisicamente. E mentre io parlavo, ho visto che si era allontanato, i figli l'avevano allontanato per farlo riprendere. Ecco, stiamo vedendo le immagini proprio di quel giorno, sì, per farlo riprendere. Poi, quel giorno in cui lui ha voluto dare l'ultimo regalo vero da leone a Roccella. Sì, poi ha fatto uno straordinario intervento in cui ha ripetuto tutto quel che lui ha pensato, fatto, in questo suo ruolo straordinario, non solo di dirigente politico, ma di uomo che ha segnato la cultura anche della regione, e in particolare queste meravigliose intuizioni di fare di Roccella un punto di riferimento internazionale per questo appuntamento delle feste della Gesa, che è soltanto straordinario, soltanto, come dire, un visionario folle poteva pensare a 35 anni fa. Bella questa definizione, sì. È stata usata, è stata richiamata, sì, più volte. Questo straordinario orizzonte largo che lui aveva davanti quando affrontava alcuni problemi, cioè non parlava soltanto per il territorio in cui lui operava, ma guardava al di là. Bruno Gemelli ha scritto un articolo, sì, molto bello, con un, sì, titolo, pensava da filosofo, agiva da manager. Sì. Ma infatti, se voi pensate qui a Roccella cosa ha significato il suo lavoro per fare il porto turistico, quanti difficoltà, quanti ostacoli, e da ultimo anche quanta battaglia ha dovuto fare, lo dico con estrema chiarezza, per impedire che la mafia si inserisse, nella gestione del porto. Quello è stato certamente una delle ultime importanti battaglie. Se pensiamo per un attimo a quel che ha patito da questo versante, diventa veramente, come dire, paradossale quelle accuse infamanti che lo hanno riguardato per un certo periodo. Ma questo è un argomento. Anche lì, anche qualche stralcio nel libro ci sarà su questo. E ci sarà un ampio stralcio, perché la documentazione che ho infinita, e soprattutto, come dire, è uno degli esempi più straordinari di quanto possa essere sbagliata un lavoro dei magistrati fatti. Lavoro è fatto con estrema leggerezza, con estrema, io devo dire, anche disonestà. Beh, sono dure queste cose, ma immagino che il senatore gliele abbia trasmesse nel modo giusto. Ho letto la sentenza, ho letto l'accusa, ho letto la sentenza di assoluzione che recupera interamente tutte le obiezioni che lui in particolare e tramite lui gli avvocati avevano sostenuto. Quindi c'è scritto nella sentenza che ci sono state manipolazioni spaventose, mostruose. Senti, torniamo alla giornata di oggi. Io la vorrei più tardi qua, se lei può, ci garantisce la presenza durante la celebrazione, perché vorrei parlare anche di altro. Ma in ogni caso, questo libro, quando pensa che riuscirà a venire fuori? Occorre del tempo, perché sono, come dire, alla impostazione, e sono alla fase di, come dire, di raccolta tutta questa vastissima documentazione che è il risultato di 50 anni di lavoro, di impegno anche pubblicistico, nelle riviste, e poi insomma è un lavoro, un tempo non so dirlo ancora. Senta, cosa le ha raccomandato il senatore? Ce lo dica pubblicamente, in una delle ultime volte che l'ha visto. No, ma di raccontarlo così come è stato, senza adulazioni, senza i fatti, le cose fatte, il pensiero, le idee, i valori, i simboli che lo hanno contraddistinto nella sua vita. Cioè, di tutto questo racconto, cosa l'ha colpita di più, sinceramente? La passione che anche quando stava male non l'abbandonava. Lui a volte aveva difficoltà a parlare, ma la passione con cui ancora viveva i fatti del giorno, i fatti del momento. Lui era presente sempre. Ricordo che un giorno, mentre stavamo parlando, gli è arrivata la notizia di un risultato sportivo di Roccella, e non ricordo bene di cosa si trattasse, ma in ogni caso ha quasi gridato, perché per la gente ha speso l'ultimo suo fiato, sì, per dire che partecipava a tutto quello che riguardava, anche agli eventi sportivi che riguardavano la sua città, il suo paese, la sua perla, diciamo. Dottor Marito, io la ringrazio e spero di vederci più tardi, perché è importante la sua testimonianza. Vincenzo Bombardieri, ora diamo la linea, tu hai sentito, diamo la linea al
Ecco, sì, mi conferma Maria Teresa Criniti che con il giornalista Rai Domenico Logozzo, che conosceva bene il senatore Zito e che naturalmente non perderà il momento per dire la sua. Domenico Logozzo, anche perché la cerimonia sta per iniziare, quindi saremo veloci, però io un ricordo inevitabilmente lo vorrei anche da parte sua del senatore. Sì, signor Zito era il politico delle sfide impossibili, che è possibile vincere se si ha la forza, la determinazione e soprattutto la massima attenzione alla realtà. Sisinio ci lascia questa grande eredità, un politico del fare, fare bene. Abbiamo visto la realtà di Roccella e Roccella è un modello esportabile. Zito ci ha lasciati, ma la sua lezione rimane e rimarrà per sempre. Rimane e rimarrà per sempre. Fino, ecco, sta per giungere anche il feretro, ecco, stiamo vedendo dalle immagini il senatore contornato da quella che è l'amore per la musica e l'applauso che doverosamente, giustamente, Roccella, ma non solo Roccella, perché vediamo che la strada, tutta la via 25 aprile è... Ecco l'applauso, lasciamolo. Tantissima gente, dicevo, presente qua lungo la strada 25 aprile ad aprire gli interventi il primo cittadino della città di Roccella Ionica, Giuseppe Certomà, che ieri ha fatto un bellissimo gesto, ha preso la fascia ieri durante l'apertura della Camera Ardente e l'ha messa sul feretro fino ad oggi, quindi segno dell'amore che il senatore Zito aveva per la sua città, che tra tutti gli incarichi prestigiosi che ha ricoperto a livello nazionale, quello che più lo ha interessato, attratto e soprattutto attenzionato è l'amore per la sua città, Roccella Ionica. Carissimi concittadini, cari amici della Locride e della Calabria, vi ringrazio per essere rimasti con noi dopo due giorni di Camera Ardente a dare l'ultimo saluto ad un uomo di grande levatura culturale, di statura nazionale, un uomo di Stato, convinto meridionalista, fine giornalista, sindaco di Roccella Ionica per 10 anni e presidente dell'Associazione Culturale della Locride, uomo fortemente legato ai valori della famiglia. Tutto questo era per noi il senatore Sisinio Zito. Già studente presso il liceo Ivo Olivetti di Locri, aveva dato prova delle sue qualità e del suo talento, impartendo, d'accordo con il professore, lezioni di latino e greco ai suoi compagni. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza, come tutti sanno, a Roma, presso l'Università La Sapienza, e dopo Sisinio si trasferisce in Inghilterra. Per il momento voleva perfezionare i suoi studi, cosa che fece frequentando l'Università di Cambridge e conseguendo diplomi, due diplomi, di cui uno in diritto costituzionale comparato. Già da allora si vedeva la tendenza verso le istituzioni. Ma l'amore per la politica e l'impegno per lo sviluppo della sua terra, la Calabria, lo spingono ad aderire nel 1956 al Partito Socialista Italiano. Una scelta non vista bene dal padre, Don Bruno, di fervente fede cattolica.
nel Partito Socialista, subito diviene membro degli organismi direzionali regionali e nazionali, ricoprendo la carica prestigiosa di vice responsabile della sezione cultura. Giornalista pubblicista, entra nella direzione di Mondo Operaio, una rivista, come tutti e con alcuni ricorderanno, molto prestigiosa, e diventa condirettore del 72 e del 77. Non posso dimenticare le discussioni che spesso in estate, in questo periodo, facevamo, gli approfondimenti sugli articoli che questa rivista pubblicava, che portavano la firma dei più autorevoli protagonisti della sinistra italiana. Questa sua passione la riprende con la pubblicazione della rivista Il Regno di Napoli, 1986-89. Questa rivista nasce per una sua spinta verso la ripresa di quella dimenticata questione, la questione meridionale, che già allora languiva e che è un problema che tutto quanto oggi ancora è di grande attualità. Il 20 giugno del 1976 viene eletto senatore nella fila del Partito Socialista, nel collegio di Locri, nel nostro collegio, all'età di 40 anni, il più giovane senatore d'Italia, con la più alta percentuale di voti tra i senatori socialisti. Viene rieletto senatore per altre 4 legislature fino al 1994. In questo periodo diventa un membro del governo, sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale nel governo Cossiga, alla pubblica istruzione nel governo Spadolini, all'industria e artigianato nel governo Craxi. Dal 1987 al 91 è chiamato a ricoprire la carica di presidente della Commissione Sanità del Senato, cosa che spesso lui ci ricordava, ci diceva: non bisogna stare attaccati alle funzioni, alle cariche. Diceva: io da Presidente del Senato mi sono sentito di aver fatto di più di quando ero membro del governo. In questo suo impegno di governo mette a frutto la sua formazione di tenace e convinto meridionalista, sostenendo le ragioni del popolo calabrese e non mancando di legare il suo nome alle numerose battaglie parlamentari che avevano come principale obiettivo la Calabria e la zona ionica. Sono di questo periodo importanti realizzazioni, citerò soltanto alcune, altri oratori diranno pure queste cose, bene non ripetersi, come ad esempio l'Università di Reggio Calabria, il Parco dello Spromonte e il Porto di Roccella Ionica. Ma il senatore Zito non è stato soltanto un importante uomo di Stato, direi uno di quelli che si chiamavano una volta i cosiddetti cavalli di razza. Il suo nome è sinonimo di cultura ed è proprio che su questo terreno, partendo dall'analisi che la Calabria soffriva di un gap sostanzialmente profondamente culturale, dopo animate discussioni che facevamo, specie nell'estate quando lui rientrava da Roma, e che nasce da questa discussione, da queste sollecitazioni, nasce da parte sua la proposta di costituzione di un'associazione culturale, poi quella che sarà l'associazione culturale ionica, alla quale partecipammo in 5 soci fondatori, di cui io mi pregio di essere uno, con lo scopo di promuovere la Calabria, in Calabria, iniziative nel campo dello spettacolo, della musica e della cultura. Quello che sembrava il progetto di un visionario, così l'ho chiamato Bruno Gemelli, che saluto, l'ho visto poco fa, ieri, su un bellissimo articolo sul Quotidiano, è diventata realtà. E in questi 40 anni l'associazione culturale, pur tra mille difficoltà, lui si soffriva molto di queste difficoltà che venivano frapposte, la burocrazia, le istituzioni non tanto sensibili a queste problematiche, ha centrato questa associazione il proprio obiettivo. Migliaia sono i concerti e gli eventi culturali nelle città e nei paesi della Calabria. Anche i calabresi così hanno potuto avere la possibilità di ascoltare dal vivo molti degli artisti di fama nazionale e internazionale: Uto Ughi, Salvatore Accardo, Severino Gazzelloni, l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, Michel Petrucciani, il trio Tchaikovsky, solisti di Mosca, Cicco Rea, Paolo Freso, Nicola Piovani, Noah. Sono alcuni di quelli che si sono avvicendati e hanno espresso il loro talento sotto, diciamo, commissione dell'Associazione Culturale Ionica. Ma penso che il periodo più pregnante per lui, lo diceva, parlava sempre con me, mi diceva: sai, io farei il sindaco per tutta la vita. È stato quando si è assunto il compito, l'onere di sindaco di Roccella Ionica.
Importanti opere sono legate alla sua visione, quindi legate alla cultura, l'auditorium qui vicino a noi, il convento dei minimi, il teatro al castello, il lungomare, la pista ciclabile e poi alcune dei nodi che erano, che si, alcune questioni fondanti per la mia città, per la nostra città, che si erano impantanate, la variante ANAS, il castello Carafa, la gestione del porto, tutte queste opere che sono venute sotto la sua amministrazione e nella collaborazione. Ricordo che è stato per 5 anni un preziosissimo mio collaboratore. Penso che tra io ero il sindaco ufficiale, tra me e lui non c'è stata mai una differenza di ruoli. Tutti quanti puntavamo e puntiamo nell'interesse della città. La variante ANAS, quest'opera che si è compiuta, il castello dei Carafa, che abbiamo inaugurato la chiesa nel corso di quest'inverno a Natale, la gestione del porto, il porto ha vissuto specialmente dopo essere stato costruito in tempi veramente dignitosi, sapete che le opere in Italia la media è di 30 anni, non aveva una gestione e ci sono state difficoltà, una battaglia nella quale determinante, fondamentale, caparbio è stato il suo ruolo ed è una battaglia che è stata vinta, tant'è, lo dirà dopo di me Giorgio, l'amministratore del porto, noi garantiamo una gestione del porto con una società pubblica e tra pochi giorni verrà da noi, non certo lui, Angelo Vassallo, ma il sindaco di Pollica, che vi ricordate in quello sceneggiato aveva affermato il porto deve essere a gestione pubblica. E poi l'ambiente, la raccolta dei rifiuti, il piano strutturale che è stato diciamo voluto e controllato e programmato da io stesso, che diciamo è venuto a compimento e lo porteremo a compimento entro pochissimo tempo. Quindi, come vedete, un uomo legatissimo alla sua terra, legatissimo alla sua città. Noi per questo, cari amici, cari concittadini, lo ringraziamo per quello che ha fatto. E lo ha fatto sempre nella convinzione che bisogna puntare sui deboli, su quelli che non hanno protezione, sui ceti popolari, su quelli che non hanno nome. Lui in un fatto, se vi ricordate, in quella piazza, nell'ultima campagna elettorale, ha avuto un rammarico sul terreno dell'intervento sociale, nelle povertà, nelle nuove povertà, nei servizi sociali, che a causa, sapete, dei mezzi molto limitati dei comuni, spesso i comuni non sono in grado di rispondere completamente alle esigenze dei cittadini. Ma noi seguiremo il suo insegnamento. In questi anni abbiamo tanto appreso da lui. Siamo un'amministrazione coesa e compatta e camminiamo e operiamo seguendo le sue direttive. Penso, caro Sisinio, che non perderemo la capacità di realizzare quelle cose che tu chiamavi impossibili. Per lui non vi erano cose impossibili, i problemi si ponevano, li dobbiamo superare, le difficoltà devono essere superate in un modo o in un altro. Io devo terminare perché molti sono gli interventi, voglio solo un riferimento fare alla famiglia, alla cara famiglia, alla moglie Assunta, ai figli. Certo, il vuoto che vi lascia è incolmabile e io penso che questo vuoto è mitigato solo dal fatto che voi possiate pensare, capire che la sua opera è stata così grande da poter compensare questo voto che vi lascia e che ci lascia. Noi, caro senatore, non ti diciamo addio, ti diciamo arrivederci. Grazie, senatore. Bella commozione del primo cittadino, penso dica tutto, Maria Teresa. Seguirà questo mio breve intervento, l'intervento del collega sindaco di Monestanace, Cesare Di Leo, che chiamo il microfono. Beh sì, diciamo anche che adesso l'intervento di Cesare Romeo, Cesare De Leo, il sindaco di Monasterace, è un intervento di un socialista convinto come il senatore. L'estremo saluto a nome dei tantissimi compagni socialisti che sono presenti stasera e anche di quelli assenti che sono sicuramente vicini in questo momento per tributare un grande omaggio a te,
che sei stata la guida illuminata dei socialisti, non solo della Locride. A te che hai saputo guidarci in un percorso difficile e accidentato, in un periodo della nostra giovinezza, tu hai iniziato giovane come me, hanno coinciso le nostre esperienze, ma tu mi hai dato l'opportunità, è stato motivo di prestigio, di onore essere stato scelto da te tra i più stretti collaboratori. Ed io in questi momenti così dolorosi, e chi ti ha conosciuto e ti è stato vicino per tanti anni soffre tantissimo la perdita tua, proprio perché ricordiamo le tante battaglie che abbiamo condotto assieme. Tu sei stata la nostra guida, un faro luminoso, la tua intelligenza, la tua cultura, la tua capacità di guida, la tua perseveranza nelle battaglie spesso anche solitarie che hai combattuto, i successi che hai conquistato. Ti siamo stati vicini in tantissime battaglie, in tantissimi momenti particolari della vita, momenti felici anche in quelli dolorosi. E non pensavamo che una malattia così violenta potesse far concludere i tuoi giorni in un tempo così breve, quasi non ci rendiamo conto che tu non ci sia più tra di noi. La tua popolazione è qua e ti ha dimostrato grandissimo affetto, ma credo che uno dei momenti più alti di manifestazione, di vicinanza, di gratitudine, sia rappresentata dalla festa che è stata organizzata dai tuoi concittadini per il tuo 80° compleanno. Abbiamo toccato con mano quanto sia largo il consenso, la stima nei tuoi confronti. E quella sera ci hai veramente impressionato, perché nonostante le tue difficili condizioni, hai retto in un'ora e mezza un discorso altissimo, che io considero il tuo testamento spirituale. Ci hai lasciato un grandissimo messaggio. Ma soprattutto la cosa che mi ha maggiormente colpito in quella circostanza è stato il richiamo costante ai sogni. E tu eri un sognatore, un visionario, perché ribadivi che spesso i sogni si possono pure realizzare. E questo è vero, tanti dei tuoi sogni si sono realizzati. Noi ti siamo grati per questo. Ci hai lasciato un grandissimo patrimonio di valori, valore dell'onestà, della correttezza, di mettere al servizio del popolo la propria intelligenza, la propria attività, il proprio impegno, e tu hai speso la tua vita al servizio della collettività. Di questo ti siamo tutti grati e riconoscenti. Certo, non ci sarai più, non vedremo più la tua esile figura dallo sguardo illuminato e dai tratti spesso tesi in una ricerca costante di risultati, in una ricerca costante di individuazione di soluzione dei problemi. Eri straordinariamente attaccato alla tua terra, alla Calabria, ma tu sei stato un dirigente di primo piano del Partito Socialista ed è testimoniato dai numerosi messaggi che moltissimi compagni da tutta Italia ti hanno indirizzato alla tua famiglia. Non vedremo più la tua figura, ma tu vivrai nel nostro ricordo sempre, perché il tuo insegnamento non potrà mai essere cancellato e resterà scolpito nella nostra mente e nel nostro cuore. Prende la parola Chiara Giordano della Fondazione Comunale Culturale Armonia d'Arte. Penso che dopo l'Associazione Culturale Ione, che è la più grossa e importante e significativa associazione culturale, che ogni anno in quello scenario di Roccelletta tiene importanti festival artistici. Prego. Buonasera, io porto il saluto di tutta la cultura calabrese, un saluto umile, commosso, perché fortemente avvertiamo il suo esempio. Per questo non siamo smarriti,
perché naturalmente il suo messaggio e la sua forza ora sarà la nostra. Sisinio, un sogno per la Calabria. Detta così sembrerebbe che un uomo ha avuto un sogno per la Calabria. In realtà, diciamocelo, Sisinio Zito è stato un sogno per la Calabria. È un uomo che noi abbiamo continuato a chiamare tutti e sempre senatore, e sapevamo però che non lo facevamo con quell'accezione un po' compiacente di tipo sociale, ma con quel profilo alto e classico per la sua nobilissima capacità intellettuale e per la sua profondissima forza etica. Però in questa circostanza mi sembra assolutamente essenziale non cadere soltanto nel ricordo, così come un po' succede quando qualcuno va via, persino con rituali buonismi ricordiamo i tratti migliori. Facciamo uno sforzo oggi di essere scarni e lucidi, essenziali, come sarebbe piaciuto a lui. E allora voglio soltanto raccontarvi qualche brevissima pennellata e qualche brevissimo episodio. A New York, in un contesto importantissimo culturale, dissi che venivo dalla Calabria. Esclamarono: «Ah, Roccella Jazz!» E così ad Amsterdam. E così ad Amsterdam, altresì in un importante contesto musicale. Calabria, Roccella Jazz Big Festival. E così a Londra e persino in Giappone. Questi sono fatti, esattamente i fatti che raccontano di un uomo di cui possiamo soltanto ora oggi avere il rimpianto di non godere più della sua intelligenza. Ovviamente non è il mondo della cultura che deve ricordare la lungimiranza e la visione che ha avuto per Roccella, ma il suo coraggio, la visione di quegli anni 70 e poi il coraggio delle scelte successive. E poi ancora quell'onestà che ha caratterizzato tutto il suo comportamento ci racconta di un uomo che, superando anche quel bizantinismo tipico del meridione, era capace di guardare al mondo con gli occhi sgranati, arguti, ma anche di spalancare il suo cuore quando vedeva che dall'altra parte c'era onestà, idealità e impegno. Mai noi della cultura abbiamo visto in lui sul campo, noi che l'abbiamo conosciuto sul campo, mai abbiamo visto una cessione di territori per il mercato della vita, se non peraltro per l'arte, per la cultura e per la sua amata Roccella. E quindi non ci ha mostrato confidenzialità casuali, ma tutta quell'intimità culturale, intellettuale, fatta di consigli, fatta di capacità di sfidare le difficoltà, rivelandoci quindi una persona assolutamente illuminata e la voce autentica della saggezza. Oggi a noi rimane la responsabilità del suo esempio, come un imperativo categorico profondissimo. In definitiva, come diceva il filosofo Kant, noi sappiamo che sarebbe piaciuto a lui questa frase, anzi, questo monito: la legge morale dentro di noi, il cielo stellato sopra di noi. Ciao Sisinio. Visita del Presidente Oliverio, questa sera doveva intervenire il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, che ha letto e ci ha pregato di leggere questo messaggio alla città e alla famiglia.
Esprime il mio cordoglio personale e la partecipazione di tutta l'istituzione consiliare al dolore della famiglia e alla tristezza della comunità di Roccella per la scomparsa del senatore Sisinio Zito. Con lui la Calabria perde uno degli uomini che hanno contribuito a fare la storia di questa terra, un punto di riferimento etico, intellettuale e istituzionale per le generazioni successive che si sono avvicinate all'agone politico. Sisinio Zito era una personalità di alto valore, dotata di grande profondità umana e politica, autorevole ed equilibrata, che ha rappresentato la Calabria, la Locride, nelle prestigiose sedi istituzionali fino al Parlamento della Repubblica. In questo momento di sconforto, la lezione di Sisinio Zito deve portarci ad accettare ciò che non possiamo cambiare, adoperandoci fattivamente perché la testimonianza umana e politica del senatore faccia germogliare una nuova speranza per la Locride e per la Calabria. Nicola Irto. Prende la parola Stefania Parrone, giornalista di Gazzetta del Sud. Proseguono gli interventi, ora diamo la linea al palco di nuovo per Stefania Parrone, giornalista della Gazzetta del Sud. Un sentito ringraziamento per il forte impulso che lei, nella sua lunga e intensa carriera di politico, intellettuale, cultore della musica e presidente dell'Associazione Culturale Ionica, ha dato ai media locali e nazionali, e pensando al Festival Jazz direi anche internazionali, per ribaltare l'immagine spesso negativa associata alla Calabria e soprattutto al famigerato, tra virgolette, comprensorio della Locride, e per veicolarne invece una completamente opposta, l'immagine di una terra che, pur consapevole della propria marginalità, dei propri limiti, sa rimboccarsi le maniche, sa trasformare le avversità in opportunità per andare avanti e sa sfruttare al meglio le sue potenzialità, i suoi figli più talentuosi e professionalmente validi, per distinguersi in tutti i settori sociali, economici e culturali al pari di altre regioni più dotate del paese. Lei, da esperto giornalista, direttore di testate, fine saggista qual era, anche nella costruzione delle notizie o nelle interviste, era capace come pochi di trasmetterci, parlando anche di un semplice progetto, magari ancora in nuce, la voglia di sognare e la capacità di immaginare cosa quel progetto avrebbe rappresentato per Roccella, per il comprensorio, per la regione, come ritorno d'immagine e soprattutto come volano di sviluppo turistico ed economico. Ricordo ancora come le brillavano gli occhi nell'espormi il progetto a lei molto caro del grande parco urbano con alberi ed essenze che deve sorgere attorno al complesso monumentale del Castello Carafa, quale terrazza panoramica affacciata sulla riviera, a contorno di un sito, il palazzo e la chiesa, di straordinario interesse storico monumentale, destinato ad ospitare concerti ed eventi culturali di grande spessore. Oppure l'entusiasmo al suo ritorno da un viaggio a Mykonos per un incontro sul progetto europeo I Porti di Ulisse, quando le dissero che Roccella nel turismo nautico è la porta principale dell'Italia verso la Grecia, e questo succedeva agli inizi degli anni 2000, quando il porto non era ancora dotato dei servizi di cui è dotato adesso. Eppure arrivavano personaggi come Gino Ricci, come Giacon, che sposavano questa grande visione del senatore. Personalmente ci sarebbero centinaia di aneddoti da raccontare in 20 anni di attività giornalistica in cui ho avuto la fortuna di seguire il suo operato di amministratore e patron del Roccella Jazz e soprattutto di crescere personalmente, stando al fianco di un maestro del giornalismo quale lei è stato. E per questo, e soprattutto per la delicatezza e la sollecitudine che lei ha avuto con me anche nel suggerirmi come valorizzare una notizia, non la ringrazierò mai abbastanza. Ma nel fare memoria, in segno di gratitudine, vorrei andare indietro nel tempo, ai primi anni del 2000, al suo primo mandato di sindaco, quando da editorialista del bollettino di informazione del comune intitolato Il Cittadino, ne ho portato una copia, molti di voi sicuramente ancora ne conserveranno alcune, vi invito anche a tirarle fuori perché c'è veramente la storia di Roccella come è cambiata negli ultimi 20 anni. Lei offriva alla comunità delle riflessioni sulla politica e sulla necessità di coltivare la speranza che oggi, riletti a distanza di anni,
danno il senso del suo testamento spirituale che dobbiamo raccogliere. In un editoriale di marzo 2001, riflettendo sulle possibili ragioni che inchiodano la Calabria all'emarginazione e al sottosviluppo, lei sosteneva la necessità di coltivare la speranza, intesa anche come virtù sociale e politica, quale mezzo per superare la quotidianità e progettare il futuro, e quale antidoto alle chiacchiere di paese che delegittimano ogni progetto ed ogni politica. Roccella, la Locri della Calabria, le affermava, non si salveranno se non saranno capaci di pensare in grande, di proiettarsi avanti nel tempo. Non si salveranno senza ideali, senza la speranza di poterli raggiungere, senza la passione necessaria per agire. E ancora, nel giugno 2001, citando un grande studioso francese, Maurice Duverger, lei rimarcava che la vera politica deve camminare con i piedi per terra e spesso nel fango e la testa nel cielo. In altre parole, il vero politico sa, a differenza dell'intellettuale da salotto, che il pane si fa con la farina che si ha a disposizione e non con quella che si vorrebbe, con la realtà effettuale e non con quella immaginaria. Ma il vero politico sa anche, questo lo scriveva il senatore, che deve andare oltre questa realtà, deve superarla, deve avere un progetto, un'utopia, un sogno. Oggi la crisi politica e dei partiti a cosa è dovuto, si chiedeva Sisinio, se non allo smarrimento di questa dimensione utopica, al fatto che essi si accodano alla realtà anziché guidarla e trasformarla? Oggi come non mai in Italia, nel Mezzogiorno e in Calabria, abbiamo bisogno di utopia. Anche Roccella nel suo piccolo deve ritrovare la capacità che ha avuto nei suoi momenti migliori di guardare verso orizzonti vasti e non arrestarsi solo alle soglie di casa. Speriamo di esserne capaci, concludeva. Io credo che lei, insieme alla sua squadra, guardando tutto quello che è stato realizzato finora, ne è stato davvero molto capace. D'ora in poi, senatore, lei potrà guardare tutti noi, tutti i suoi cari, la sua comunità, i progetti che le stavano a cuore, la sua terra, i suoi amici, con una prospettiva più completa, una panoramica dall'alto. Continui ad ispirarci la giusta visione, anche se utopica, anche se folle, anche se visionaria, per portare avanti i suoi alti insegnamenti per il bene di questa regione e delle future generazioni. Grazie, senatore. Prosegue il racconto, le testimonianze, le persone che gli hanno e continuano a volergli bene. Io accanto a me Pasquale Vozzo, che sappiamo è una delle persone più vicine al Sisinio Zito. Pasquale, una cerimonia che il senatore meritava, ma una cerimonia che lo sta tinteggiando per come probabilmente chi lo voleva avrebbe voluto così vederlo descritto. Certo, sono convinto che sono dei tratti salienti, diciamo i più salienti, che hanno caratterizzato la statura di un grande uomo, un intellettuale, un uomo politico, un uomo di Stato. Diamo la linea al palco, che c'è Giorgio Sotira, amministratore del Porto, giovane amministratore del Porto delle Grazie. Il senatore ha lasciato un senso di vuoto in tutti coloro che avevano il privilegio di poter beneficiare dei suoi consigli, delle sue parole fatte di grande umanità e di grande visione strategica. Il senatore però ha consegnato a tutti noi indelebili opere e indelebili insegnamenti che noi possiamo e dobbiamo far vivere e sviluppare affinché questa straordinaria fase vissuta dalla nostra Roccella e dalla nostra Locride non vada dispersa. Da amministratore del Porto delle Grazie, uno dei gioielli da lui fortemente voluti e fino all'ultimo amati, ammetto di sentire il peso di questa grande responsabilità. Però condivido questa responsabilità con i ragazzi che lavorano al porto, con tutti voi, con una collettività che unita ha già dimostrato di volere e di sapere valorizzare quest'opera e in generale l'immensa le immense opportunità di sviluppo rappresentate dalle opere che il senatore ci ha consegnato. I roccellesi in questi giorni hanno portato il loro cordoglio alla famiglia del senatore Zito,
Ma in questi giorni è successo anche qualcosa di diverso. Si sono scambiati strette di mano e abbracci di condoglianze fra loro. Ci siamo scambiati queste strette di mano e questi abbracci, proprio come si fa per la scomparsa di un congiunto. E tutto ciò è stato fatto in un'atmosfera di rispettoso silenzio. Nella tristezza del momento, si tratta di un elemento di positività che credo vada colto. È la palpabile testimonianza di uno dei grandi valori trasmessi dal senatore a tutti noi, alla sua comunità. È il senso d'appartenenza fondato non sul nulla, ma sul bello, fondato non sul fatuo, ma sui fatti e sulla sostanza. E allora quelle strette di mano e quegli abbracci erano sì il segno triste di aver perso l'uomo che più di tutti ha segnato la storia della nostra città, ma erano e sono anche l'incoraggiamento reciproco a farsi forza, a rimboccarsi le maniche e a non disperdere il patrimonio acquisito. E proprio tenendo conto di questo e in generale dei suoi insegnamenti, che noi al Porto delle Grazie, anche in questi giorni così difficili, abbiamo accolto i nostri ospiti, le nostre amate imbarcazioni, i nostri turisti, con il sorriso e con l'ospitalità che appartiene alla nostra terra, perché questo è ciò che dobbiamo fare, perché dobbiamo proseguire, tutti uniti, nella strada di far crescere e far diventare un'eccellenza nazionale questo porto gioiello così tenacemente voluto. E noi lo dobbiamo al senatore, noi lo dobbiamo a Roccella Ionica, noi lo dobbiamo alla Locride, noi lo dobbiamo alla Calabria, perché come oramai ci ha insegnato e come oramai abbiamo tutti impresso nella nostra mente, noi non dobbiamo perdere mai la capacità di realizzare cose impossibili. Grazie senatore. Il professore proseguono ora gli interventi. Pasquale, stavamo dicendo, il senatore quest'oggi a vedere tante persone anche di qualità, cioè, sono venute, avrebbe certamente sorriso. Certo, sono tra l'altro le persone che hanno condiviso con lui determinati percorsi e che hanno saputo anche raccogliere in pieno il messaggio, il suo metodo di lavoro, la sua grande espressività, la sua grande vivacità intellettuale. Luca Daniele è stato molto vicino, sta parlando ora, è stato per anni anche consulente del senatore quando era sindaco, ricordo. Anche lui una bella mente, un tecnico, un economista, uno studioso, in piena sintonia con l'idea del senatore. Il senatore amava a circondarsi di giovani intelligenti, era una sua caratteristica. Sì, certo, la sua caratteristica era anche abbastanza selettiva. Non tutti, diciamo, sapevamo essere così bravi e attrezzati a sintonizzarsi sulla sua lunghezza d'onda. Ecco. Riteneva che il ritardo del Sud non fosse solo economico, ma che fosse innanzitutto, soprattutto culturale e civile, che colmare il ritardo culturale e civile fosse perciò indispensabile per avviare un percorso di riscatto sociale e crescita economica. Un compito questo che spettava innanzitutto alle classi dirigenti meridionali. A questo obiettivo dedicò la sua riflessione intellettuale, testimoniata da numerosi scritti ancora di grande attualità, e soprattutto, come era nel suo stile di uomo, che sapeva coniugare alla perfezione riflessione e impegno, di quell'obiettivo fece la cifra della sua attività politica. Da parlamentare socialista si batté per la Calabria e per la Locride. Da sindaco diede un impulso straordinario alla crescita della nostra cittadina. Con la sua associazione culturale realizzò iniziative di assoluto rilievo. Portò artisti di fama mondiale nei principali teatri calabresi, ma anche nei piccoli comuni dell'Aspromonte. Tutti eventi che, come amava ripetere, si svolgevano in Calabria, ma per il loro prestigio avrebbero potuto svolgersi allo stesso modo in qualunque città d'Italia o d'Europa. E diversi di quegli eventi ebbero infatti eco internazionale, veicolando un'immagine positiva della nostra regione nel mondo.
Sisinio era convinto che bisognasse superare il provincialismo, uno dei nostri limiti. Ci spronava a guardare al di là del ristretto orizzonte nel quale a volte ci confiniamo. Come ricordato dal sindaco, si era laureato giovanissimo a Roma, aveva perfezionato all'estero i suoi studi, a Cambridge, poi in Francia, in Germania. Era un lettore vorace, curioso, costantemente informato. Fine oratore, alimentava con ampie e varie letture le sue riflessioni politiche, sempre profonde, mai banali. La politica fu la sua passione costante, cui si dedicò finché ebbe forza. Incarnò al meglio la figura del politico descritta da Weber, uno studioso che amava citare. Ebbe quelle che il sociologo tedesco riteneva le qualità massimamente decisive per l'uomo politico: passione, senso di responsabilità, lungimiranza. Passione, cioè dedizione appassionata al suo impegno, senso di responsabilità, il servizio nei confronti di una causa, lungimiranza, ovvero la capacità di estraniarsi dalle contingenze, pensando a un obiettivo, aveva sempre in mente una visione. Coniugò l'etica della convinzione con l'etica della responsabilità. La prima era l'adesione ai valori che costantemente lo animavano e coincidevano con una visione autenticamente socialista e riformista, il senso di giustizia e di uguaglianza nelle opportunità, la politica come strumento di progresso sociale. La seconda, l'etica della responsabilità, quella propria dell'agire politico, cioè il tenere conto delle conseguenze, degli effetti che ogni scelta comporta, qualità non comuni in passato, ancora più rare oggi. Sisinio sapeva che la politica consiste in un lento e tenace superamento delle difficoltà, da compiersi con passione e discernimento al tempo stesso. Compito ancora più difficile in Calabria, non solo per i tanti problemi della regione, ma anche perché reso tale da una classe dirigente spesso non all'altezza del compito cui è preposta. Sisinio pensava, da uomo concreto e realista qual era, che bisognasse tentare l'impossibile per ottenere il possibile, che quello fosse in sostanza il compito della politica. E la politica fu la sua vita. Visse genuinamente per la politica. Fu la sua vocazione, ne fece la sua professione. Non è un caso che in tedesco vocazione e professione si dicano esattamente con lo stesso termine. Esattamente, egli ebbe la vocazione per la politica. Fu per questo un politico autentico, come autentico, disinteressato e fruttuoso allo stesso tempo, fu il suo impegno a favore della Calabria e del Mezzogiorno. Negli ultimi tempi, quando la fatica e la sofferenza si facevano sentire sempre più, Sisinio citava spesso Paolo di Tarso. Nella seconda lettera a Timoteo, San Paolo scriveva: «È il momento di iniziare il mio ultimo viaggio. Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al termine della corsa, ho conservato la fede». Non so se Sisinio avesse una fede propriamente religiosa, non ne abbiamo mai parlato. Quello che so per certo è che anch'egli ha combattuto una buona battaglia, che ha tenuto fede ai principi di giustizia, che ebbe un forte senso etico. Fu persona gentile, elegante nei modi, fu una persona di intelligenza non comune, una persona per bene. Lascia un'eredità preziosa, un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. In quanti lo hanno conosciuto, lascia un ricordo che rimarrà indelebile.
Pietro Fuda, sindaco di Siderio. Ora sta per parlare Pietro Fuda, che è il sindaco di Siderio, anche lui senatore, già senatore, amico, diciamo, di Sisinio Zito, anche dai tempi di quando era presidente della provincia. Pietro Fuda ovviamente parlerà anche a nome dei sindaci locridei. Carissimo Sisinio, la notizia della tua morte mi ha profondamente colpito e addolorato, perché perdere per sempre una persona cara alla quale si era legati da profonda e sincera amicizia, rafforzata e consolidata dalla scelta dell'impegno nella politica ai diversi livelli istituzionali, sconvolge e indiscutibilmente disorienta. Anche se ero pienamente consapevole che la malattia ti stava inesorabilmente sottraendo la tua famiglia e a tutti noi che abbiamo avuto la gioia e la fortuna di poterci ancorare a te come a porto sicuro, non avevo voluto prendere atto che per ogni cosa c'è il suo momento, che c'è un tempo per nascere e un tempo per morire, parole da te richiamate la sera del 15 aprile, in occasione del tuo 80° compleanno che i tuoi cittadini hanno voluto festeggiare presso il convento dei minimi per esprimere la loro gratitudine ed il loro apprezzamento per tutto quello che hai fatto per la città di Roccella, per la Locride e per la Calabria. Purtroppo la morte è arrivata repentinamente e sono qui dinanzi alla tua bara non per tessere il tuo loggio funebre, non solo perché non ce n'è bisogno, di te parlano e parleranno nei secoli le tue opere, né farei cosa gradita a te che hai insegnato con il tuo esempio e la tua vita ad essere essenziali. Sono qui invece per dirti grazie per quello che ci ha dato in tutti gli anni trascorsi insieme a noi che abbiamo avuto la fortuna di poter godere del tuo affetto discreto, della tua amicizia sincera, del tuo limpidissimo esempio di politico lungimirante e di poter apprezzare il tuo profondo senso del dovere, delle istituzioni e dello Stato, la tua vasta cultura, la tua straordinaria competenza di amministratore sapiente e saggio, la tua innata onestà, il tuo non comune rigore morale, la tua rettitudine, l'eccezionale passione con la quale hai esercitato nei diversi livelli istituzionali il tuo ruolo, la tua sconvolgente tenacia che diventava caparbietà nei momenti più difficili, quando gli ostacoli apparivano insormontabili, il tuo indomito coraggio che ci ha insegnato a sfidare le difficoltà, la tua eccezionale capacità di farci sognare l'impossibile dandoci le coordinate per realizzare il sogno. E non hai voluto mancare di darci ancora una volta un messaggio di coraggio e di speranza il giorno del tuo 80° compleanno, quando nonostante la fragilità della tua condizione fisica, sfidando il male che poteva farti apparire debole, ti sei mostrato come sempre quercia forte che non si era lasciata abbattere. Nel trarre le conclusioni del convegno, infatti, ha dato prova della tua consueta forza interiore, ripercorrendo 50 anni di storia tua personale, ma anche di storia nazionale, meridionale e calabrese, con straordinaria lucidità di pensiero e con appassionata dialettica, indicando le linee guida e le coordinate per fare buona politica, quella vera, che ha amore disinteressato per la polis e che mira al bene comune, quella che tu non hai mai proclamato con parole e con enunciazioni astratti principi, ma che è stata esperienza di vita vissuta con instancabile e concreto impegno, con straordinario coraggio, con eccezionale capacità progettuale, con spirito di servizio, con totale abnegazione, sacrificando spesso gli affetti familiari che sempre hai custodito gelosamente nel tuo cuore con indicibile tenerezza. Il tuo intervento appassionato di quella sera è stato una lezione magistralis, senza dubbio efficace guida per chi, avendo scelto di impegnarsi in politica per realizzare il bene comune e non per il proprio particolare, vuole predisporre una seria e lungimirante programmazione e progettazione che mira a volare alto con la consapevolezza che i sogni possono diventare realtà solo se c'è competenza, tenacia, coraggio, passione, amore disinteressato, profondo senso di responsabilità individuale e collettiva.
Quel tuo intervento, invero, è andato ben oltre la sfera della dottrina politica. È stato anche e soprattutto un testamento spirituale che tu, avvertendo di essere quasi al termine della corsa, hai voluto lasciare, perché nulla del tuo straordinario patrimonio di intellettuale, di uomo di cultura, di amministratore, di politico sapiente e lungimirante andasse perduto. Ed a mio avviso non era rivolto solo alla tua famiglia, ma essendo stato esplicitato in pubblico per la sua forte valenza pedagogica, hai voluto lasciare non solo alle generazioni future, ma soprattutto alle generazioni del presente. Il tuo carattere schivo e riservato ti ha sempre portato a non porti mai in prima fila. Non hai mai amato di essere applaudito, ma hai sempre voluto mettere al servizio di tutti le tue doti di intelligenza e il tuo vasto patrimonio culturale, che è stato per te non un mezzo per sentirti il primo, ma uno strumento di dialogo e di confronto, preferendo sempre lavorare nel silenzio e disdegnando i convenevoli e le passerelle, preoccupato sempre e soltanto di conseguire risultati per il bene comune, nel convincimento che ciò che conta sono i fatti. Questo tuo modo di relazionarti poteva apparire a chi non conosceva a fondo la tua squisita sensibilità, distacco, senso di superiorità, ma che ti ha potuto conoscere a fondo ha sperimentato la nobiltà del tuo animo e la finezza dei tuoi sentimenti. Sei stato un politico lungimirante, illuminato, autorevole, determinato e anche autoritario quando era necessario per richiamare tutta la responsabilità, convinto, come tu stesso hai sempre sostenuto e ribadito la sera del 15 aprile ultimo scorso, che il cambiamento delle condizioni della nostra regione non ci sarà mai se non saremo noi stessi a costruirlo con il nostro impegno e soprattutto se non avremo la capacità di sognare l'impossibile. Tu hai avuto questa capacità di sognare l'impossibile, sia quando, eletto al Senato della Repubblica dal 1976 al 1994, nelle fila del Partito Socialista Italiano, il più giovane senatore italiano all'epoca dell'elezione, ricopristi tanti incarichi nonostante la giovane età, sia quando sindaco della tua Roccella Ionica dal 99 al giugno del 2009 hai lavorato incessantemente fino al tuo ultimo respiro. Gli anni al Senato furono anni di duro lavoro, nel corso dei quali da convinto meridionalista si è riuscito a portare all'attenzione del governo nazionale la Calabria, preoccupandoti di risolvere la questione meridionale non con l'assistenzialismo, ma con una politica fatta di interventi che servissero a togliere dall'isolamento atavico la Calabria, la provincia di Reggio ed in particolare la Locride. Ma l'esperienza più saltante per te, e anche se la più faticosa, è stata quella di sindaco, come tu stesso hai più volte ribadito. Tu non sei stato un politico superficiale o distratto, ma uno studioso attento della realtà della politica. Come più volte tu stesso hai riferito, era tua abitudine guardare l'ordine del giorno di tutte le commissioni in cerca di qualcosa che potesse interessare la Calabria. E proprio grazie a questa tua scrupolosa attenzione che un giorno al Senato, presso la Commissione Lavori Pubblici, accorgendoti che nel piano per le strade di grande viabilità erano stati stanziati migliaia di miliardi di lire, ma in nessun punto vi era stanziamento per la Calabria, hai preteso con determinazione che fosse inserita una variante alla strada statale 106 tra Roccella e Ardore. Proprio grazie alla tua caparbietà, alla tua tenacia, alla tua determinazione, dopo un trentennio finalmente una buona parte della Locride alla sua nuova 106, in gran parte anche per merito tuo. La tua mente non riposava mai, non avevi ancora finito di realizzare un progetto e già avevi in mente un altro. Tu sei stato uno dei pochi uomini politici in Italia ad aver creduto ed investito sulla cultura come strumento di crescita socioculturale ed economica. Sei stato proprio tu, assieme ai senatori Giuseppe Beniamino Fimognari e Giuseppe Petronio, a presentare il disegno di legge, poi legge nel 1982, che ha portato all'istituzione dell'Università di Reggio Calabria, oggi Università Mediterranea. Uomo amante della cultura, convinto del ruolo insostituibile della scuola per la formazione dell'uomo e del cittadino,
Non ti sei preoccupato solo dell'istituzione di una università Reggio Calabria, ma hai profuso tutte le tue energie e tutto il tuo impegno perché agli studenti delle scuole superiori roccellesi si garantisse di fatto il diritto allo studio attraverso un'offerta formativa qualificata che si potesse svolgere in locale accogliente e spazi idonei, insistendo presso l'amministrazione provinciale, a quel tempo da me presieduta, perché si concretizzasse la costruzione della sede del liceo scientifico Pietro Mazzone, anche questo sogno si è avverato. Il tuo impegno culturale si è esplicitato inoltre nella fondazione dell'Associazione Culturale Ionica, ma la tua grande scommessa è stata il Festival Jazzy, che è iniziato nel 1977 con un percorso concertistico nato dall'impegno di un gruppo ristretto di persone appartenenti all'Associazione Culturale Ionica, che hanno offerto alla città di Roccella concerti di musica leggera e di musica contemporanea. Nel 1981 ha consentito la realizzazione di Roccella Jazzy, manifestazione la cui fama si è diffusa non solo in Italia ma nel mondo e che da oltre 40 anni continua ad attrarre nella locra dei turisti provenienti non solo da tutte le regioni italiane ma anche dall'estero e che nonostante difficoltà notevoli, soprattutto in questi ultimi anni, si è sempre svolto regolarmente proprio per la tua tenacia e per il tuo coraggio. La tua passione politica ti ha anche portato a presiedere per diversi anni l'Assemblea dei Sindaci della Locride, in un momento storico molto importante dopo l'omicidio a Locride di Franco Fortugno, e a stringere in quel periodo un'intensa attività di collaborazione con l'allora superprefetto di Reggio Calabria, il compianto Luigi De Sena. Sempre fedele agli ideali socialisti, sei stato un socialista e un riformista autentico al servizio della democrazia e delle classi subalterne meridionali, impegnandoti con non comune abnegazione a favore delle gente e delle classi più deboli, svolgendo anche un intenso lavoro in campo sociale perché non venisse mai meno il rispetto della dignità dell'uomo. Il tuo proficuo pragmatismo, la tua grande intelligenza, la tua saggezza, il tuo notevole spessore culturale, la tua signorilità, il tuo esempio di trasparenza, di legalità, di dedizione disinteressata alla nostra terra, di amministratore moderno ed oculato, l'aver ispirato l'esercizio delle tue funzioni istituzionali ai principi costituzionali dell'imparzialità e del bene comune, la tua passione civile, il tuo rigore morale, la tua correttezza, l'aver posto in cima a tutto l'etica pubblica ti hanno reso e ti renderanno agli occhi di tutti maestro di civiltà. Maestro di vita e di humanitas, perché hai testimoniato i veri valori che hai vissuto non come semplice enunciazione di principi astratti, ma con impegno concreto. Oggi che tu non ci sei più, ci resta la ricchezza della grande eredità morale, culturale, politica e spirituale che tu hai lasciato e che farà parte del patrimonio ideale della storia del popolo italiano, calabrese, roccellese, che piange la morte di un figlio illustre, di un uomo di inestimabile valore, di grande saggezza e di non comune sapienza. Credo che occorrerà indagare nei prossimi anni con approccio storico-scientifico sulla tua complessa attività pubblica a Roccella, nella Locride, in Calabria e a Roma, per poter delineare il tuo apporto significativo alla storia del nostro territorio, della Calabria e dell'Italia. Mentre esprimo la condivisione all'immenso dolore dei tuoi familiari, abbraccio con particolare affetto la tua cara Assunta, i tuoi figli, i tuoi fratelli e tutti i familiari e ti porgo l'estremo saluto, certo che per te è iniziato il giorno natale dell'eternità e che sol chi non lascia eredità di affetti può che giochi a dall'urna. Grande è l'eredità di affetti che tu hai lasciato e perenne sarà il ricordo di te, amico, sincero e cordiale, che hai vissuto con grandissima dignità la durissima prova durante la quale non hai mai cessato di rivolgere la tua costante attenzione ai progetti che aveva ancora da realizzare e che in parte hai affidato a me ogni volta che ti veniva a trovare, uomo coerente, perciò credibile, che hai onorato non solo la tua Roccella ma la Calabria tutta, tuo esempio luminoso da proporre alle nuove generazioni per la riconquista dell'insostituibile ruolo della politica e della cultura per lo sviluppo economico e del progresso sociale e civile. Grazie. Proseguiamo con l'intervento del
Ecco, per quanto la situazione ultraionica dovrebbe intervenire Vincenzo Staiano, che era prima di tutto un amico del senatore, vero Pasquale? Certo, un amico, uno stretto collaboratore, hanno condiviso le peripezie, come sappiamo, per la realizzazione dei vari festival. No, invece non è riuscito a intervenire Staiano, la signora Campisi, quindi era troppo commosso, l'ho sentito io prima dell'intervento, non ce l'ha fatto Staiano. Non ce l'ha fatto, ma a tutte le sue regioni va condiviso, purtroppo va considerata come veramente un trauma che purtroppo Vincenzo in questo momento sta vivendo. Ascoltiamo. Le lacrime da trattenere, eccetera, però non farei un dono al mio amico Sisigno Zito, l'umiltà lo contraddistingueva e quindi io faccio un atto di umiltà ricordando con poche parole, pochi concetti, l'immensa, l'indimenticabile esperienza che ho vissuto insieme a lui, quale collaboratrice dell'associazione culturale, ma anche, a prescindere da questo, quale compagna di partito. Con Sisini abbiamo condiviso serate, abbiamo condiviso la visione del mondo, abbiamo condiviso l'ideologia delle cose e io, leggermente più giovane di lui, ero lì rapita da come sapeva coniugare, è questo che voglio puntualizzare. Lui coniugava una fede laica con la religiosità della vita. Questo mi affascinava. La sua laicità si sposava sempre e comunque con un senso di religiosità che aveva verso la vita. Io l'ho frequentato moltissimo e i suoi concetti mi sono stati utilissimi. Posso dire che è stato il mio padre spirituale nella mia esperienza di assessore, di vice sindaco nelle istituzioni del comune di Caulonia. Scappavo, correvo per vedere più o meno l'attività sua di Roccella e prendere tutti i consigli. Io penso che il modo migliore per ricordare una persona che non c'è più è ricordarla così come si è. E Sisigno Zito aveva una fede laica con la quale cementava tutto. Era molto testardo e molto, in alcuni momenti, la sua tenerezza diventava e si tramutava in qualcuno ha detto caparbietà. No, io non dico caparbietà, si tramutava in solidi principi che voleva far capire agli altri. Quante discussioni con me quando non mi sono ricandidata, quanti rimproveri con la sua tenerezza da una parte e col suo muso duro dall'altra, perché lui credeva nella politica quale vocazione, è stato detto, nella politica quale passione, nella politica quale mezzo per fare stare meglio la gente, e ci credeva a costo di sacrificare se stesso. Poi l'avventura mia quale collaboratrice dell'associazione, i primi passi, le prime movenze, le scommesse, quelle serate in cui ci si contava, sì, ci sono 10 persone, stanno arrivando, e poi un crescere, un lievitare con la sua determinazione, con la sua capacità di far fronte a una burocrazia ferriginosa, atroce, terribile, la sua caparbietà, e lo uso io stavolta contestualizzando bene questo termine, anche con campanilismi assurdi, con convenzioni, con ciarpami mentali che facevano parte di molta ignoranza, ma non si dava mai per vinto. Infatti mi diceva spesso: Maria, cerca di ragionare, non fare chiacchiere, passiamo ai fatti. Sembra che lo vedo ora, quando mi riprendeva, e debbo a lui se qualcosa, poco di buono io sono riuscita a fare nella mia vita di soggetto politico.
L'associazione culturale non è quella che si pensa, i concerti all'Auditorium, no. L'associazione culturale, il Festival Jazz è stato un mezzo di crescita per tutta la Calabria, non per Roccella, perché c'erano i corsi di recitazione, i nomi più prestigiosi del canto, della lirica, del teatro, anche della psichiatria. Io non posso dimenticare, molti di voi li ricorderanno, i corsi di musicoterapia con l'equipe più prestigiosa che veniva da Roma. Facevamo frequentare gli insegnanti per poter aiutare i bambini, le persone più deboli, a Martone, anno dopo anno, corsi dopo corsi, e poi i concerti all'Auditorium. Ma il Festival Jazz non si esauriva ai concerti, è stato un universo culturale di un'importanza enorme. E lui, in questo momento, se è vero che ci sono i cieli infiniti di presenza, eccetera, problemi più grossi di noi, vuole che questo universo culturale non vada perduto, e ci dobbiamo impegnare tutti. Io in prima persona lo dico qui davanti a lui che mi sta ascoltando, ci dobbiamo impegnare tutti a che la sua fede non venga sgretolata da una convenzione e da una miopia che fa spavento. Il modo più bello per rendere omaggio a Sisinio Zito è continuare a portare avanti il suo messaggio. Il suo messaggio che si basava, ripeto ancora perché è una caratteristica essenziale della sua personalità, che si basava su una fede enorme, laica quanto volete, ma una fede che cementava ogni sua azione. Io mi ricordo le mostre a Reggio, Boccioni, mi ricordo le cantanti di prestigio che venivano all'Auditorium, e gli amici lontani mi dicevano: possibile? Sì, possibile. E quando qualche anno poi dopo il festival andava ad Abano, mi ricordo che una sera stavo pigliando le sigarette a una macchinetta dove c'erano persone là, io sono una chiacchierona, dove sei? Roccella Cauloni. Ah, Roccella, il Festival Jazz. E così a Padova, nell'ospedale dove ero andata per un controllo, eccetera, i medici là, dice Roccella, il Festival Jazz. Quindi, come vedete, quest'uomo con la sua fede, con la sua determinazione, che sapeva di amore verso gli altri, è inutile che ripetiamo le caparbietà, la sua era una disponibilità naturale. Lavorare per gli altri, rendersi utile a che la politica veramente poteva essere un mezzo per fare stare meglio. Quindi immaginiamo ora in questo momento quanta sofferenza ha dovuto avere di fronte alle molte miopie, alle molte sofferenze, perché lo sappiamo tutti, di sofferenze, di ostacoli, di problemi che lì per essere risolti sembravano vanificati, ne ha avuti, ma è riuscito benissimo a lasciare un segno indelebile a Roccella, nei paesi vicini, nella Calabria, e oserei dire, nel mondo, perché il Festival Jazz, e quindi non facciamolo morire, facciamo questa promessa qui davanti a lui, non facciamolo morire. Sì. Io mi ricordo, dopo alcune riunioni certe volte piuttosto atroci, specialmente dopo lo sgretolamento dei partiti, quando la confusione
regnava enorme, quando non si capiva più se l'uomo doveva essere sostenuto da un'ideologia o da un comitatino di affari. Quante discussioni, quante riunioni. E poi alla fine spesso mi diceva: Maria, andiamo a mangiare un boccone. E quel boccone significava ulteriore discussione, ulteriore accrescimento degli argomenti di prima e da parte mia ulteriore arricchimento del mio patrimonio culturale, ma soprattutto umano, perché non vi deve sembrare un gioco di parole. Sisinio Zito era un uomo umano e non è un gioco di parole, perché spesso noi incontriamo uomini che di umano hanno poco. Quindi Sisinio, io ti saluto. Ti saluto, ti dico un arrivederci e chissà che nella complessità e nella grandezza e illimitatezza dei cieli infiniti ci si possa incontrare e mangiare ancora insieme un boccone. Grazie. Il saluto istituzionale al senatore Zito è terminato, ma prima di congedarci diamo la parola alla famiglia, per cui parlerà il figlio Bruno. Buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti. E porto il saluto della famiglia a papà. Ho l'onere di farlo di fronte alla sua grande famiglia, la sua più grande famiglia. E chi era Sisinio Zito? Com'era nella sua vita privata? È stato un marito devoto nei confronti di mia madre. Hanno passato 50 anni in piena simbiosi, unità di spirito. Mia madre è stata, e questo mio padre lo riconosceva anche pubblicamente, per 50 anni sua di volta in volta consigliera, amica, amministratrice, anche autista, cuoca e infermiera negli ultimi mesi. Mio padre le attribuiva molti dei meriti dei suoi, chiamiamoli così, risultati, successi. Con noi figli, nel privato, era molto riservato e quindi un po' mi costa dirlo, però mio padre era capace di gesti di affetto non comuni. Mi piace ricordare che noi figli ultra quarantenni ormai, si rivolgeva a noi chiamandoci con appellativi del tipo amore, tesoro, che è una cosa non comune. Credo. Cosa ci ha lasciato mio padre? Non beni materiali, molto di più. Ci ha dotati degli strumenti per crescere, affrontare la vita in autonomia, con caparbietà, senza mai soggiacere alle avversità e alle ingiustizie. Ci ha donato questo, senza mai interferire, facendoci fare le nostre scelte, anche sbagliate, supportandoci sempre. Con il suo esempio quotidiano ci ha resi onesti, motivati, ci ha infuso la sua etica del lavoro, il senso della giustizia. Ci ha dimostrato la futilità di molte cose, del di più, del lusso.
con il suo stile di vita che conoscete benissimo tutti, frugale, essenziale, ci ha resi coraggiosi. Voglio dire una cosa a proposito del coraggio. Il coraggio di sognare l'impossibile, tema che più volte abbiamo ascoltato qui e che è stato, diciamo, il leitmotiv dell'ultima apparizione pubblica di mio padre. E racconto un episodio che ha raccolto mio fratello nei suoi ultimi giorni di vita, negli ultimi giorni di vita di mio padre. Diceva: Francesco, io sono stato per tutta la vita il primo della classe, alle elementari, al liceo, all'università, all'estero, dopo. Eppure ad ogni esame sentivo le gambe che mi tremavano. Che cosa voglio dire? Che cosa voleva dire lui? Il coraggio non è temerarietà, non è avventatezza. Il coraggio è studio, analisi, ragione, preparazione, cultura. E la cultura è libertà. Libertà di scelta, libertà dal pregiudizio e dalle ingiustizie. Cosa lascia quindi Sisinio Zito al Mezzogiorno, alla Calabria e alla nostra città? Il porto, il castello, la variante, anche. Ma soprattutto ci lascia una visione, un metodo, un'esperienza, un'etica della collettività che sta sopra ogni interesse personale, perché è questo che ci garantisce un futuro, che garantisce il futuro dei nostri figli. Il coraggio è condizione necessaria ma non sufficiente. Il coraggio non sarebbe bastato senza la caparbietà, la motivazione, lo studio, la preparazione, il lavoro quotidiano. Senza attendere che qualcosa di meglio accada, che le condizioni siano migliori o che qualcuno agisca al posto nostro. Questa è la politica come la intendeva lui. Vocazione, chiamata, fede. Fidem servavi, ha detto lui alla fine del suo discorso, ultimo discorso pubblico. Non è un mestiere, come troppo spesso viene intesa. È anche una responsabilità in capo a tutti noi, in ogni atto della vita pubblica e privata. Io sono convinto che questo spirito sia ormai parte di noi, roccellesi, e non sia nel nostro DNA, altrimenti non si sarebbe potuto realizzare nulla di quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni. Mio padre ci ha incoraggiati a tirare fuori queste cose, queste qualità, senza paura, come amministratori e soprattutto come cittadini. Sono convinto che continueremo sul solco che ha tracciato, che non arretreremo di un millimetro, avanti e schiena dritta. Ci sarà sempre chi remerà contro, alimentando la conflittualità pregiudiziale, il no sempre e comunque, un po' per vecchie desuete logiche, un po' perché Roccella, il modello Roccella, dà fastidio, come diceva lui. Dà fastidio perché pone gli altri di fronte alle proprie mancanze. Ma questo non ci impedirà di andare avanti con ancora maggior determinazione. Tutti. Sarò sincero, mi dispiace vedere poche facce giovani qui. È necessario recuperare i nostri giovani. Lui è stato giovane fino a ieri. Non amava le celebrazioni. Lui non vorrebbe mai che i nostri figli si
ritrovassero a dire un giorno, a ricordare, a celebrare una sorta di golden age di Roccella. Ti ricordi Roccella ai tempi di Sisinio Zito? Com'era bella, com'era avanzata, quante cose si facevano. Non avrebbe mai voluto, è un fallimento questo. Piuttosto tra 100 anni i nostri figli, nipoti, dovranno dire: con Sisinio Zito è iniziato un percorso che ci ha portato oggi ad avere fatto noi da soli, realizzato tutto quello che ora abbiamo, e cioè un progresso da 100 anni a questa parte, continuo, senza interruzioni, corretto, per il benessere di tutti. E adesso, non so se mi sono dilungato anche troppo, perché mio padre mi amava dire poche parole. Poche parole. Vero. Buonasera, io pure sarò di pochissime parole, non di poche. Sarò breve sia perché l'emozione è tanta e sia perché non sono come lui, come è stato ricordato, come era mio padre, un fine oratore. Io non sono molto bravo con le parole, però mi premeva ulteriormente ringraziare tutti quanti, in particolar modo chi è stato vicino a noi, a lui, negli ultimi tempi della malattia, e non voglio nominare tutti quanti, però loro lo sanno a chi mi riferisco, anche perché non vorrei fare brutte figure e dimenticarmi qualcuno, perché sarebbe brutto. E poi vorrei ringraziare tutti quanti, amici, conoscenti e sconosciuti soprattutto, per la grande manifestazione di stima, di affetto e di vicinanza che ci avete dato, che ci ha commosso e sono sicuro che avrebbe commosso anche lui. Io ho visto delle persone che si sono avvicinate a me per darmi le condoglianze in lacrime, ho dovuto io confortare loro, il loro trovare parole per il loro dolore. E perché, come è stato detto, forse è vero, forse ci sentiamo tutti un po' orfani. E la cosa che mi ha davvero toccato è vedere anche, come dicevo, sconosciuti, ma persone anziane che camminavano con difficoltà, con due bastoni anche, arrivavano perché ci tenevano a venire a salutarlo. E io, in realtà, vi dico la verità, non sono addolorato, perché io negli ultimi tempi ho parlato molto con lui, gli sono stato vicino. Io lo so che lui non aveva rammarico per il fatto di morire, me l'ha detto più volte in maniera convinta. Lui ha sempre detto, come qualcuno di voi sicuramente gli avrà sentito dire in colloqui privati: io ormai ho raggiunto 80 anni e devo ringraziare di aver avuto le mie soddisfazioni familiari, ho visto i miei figli crescere, diventare uomini, ho visto i miei nipoti, e soddisfazioni professionali, non da tutte. Fra l'altro, per una parentesi, ho letto articoli, manifesti, no, dove vengono citati i suoi incarichi, e come è stato detto prima, lui l'incarico di sindaco, lui l'avrebbe messo al primo posto su tutto, su tutti quanti. E comunque, dicevo, io non ho rimpianti, ho fatto la mia vita bella, non è una tragedia la mia dipartita, me ne vado serenamente. Tragedie sono altre, e mi ha citato anche la dipartita del nostro caro amico Peppe Russo, il nostro concittadino, di Antonio Ingrati, e già quelle sono cose che non dovrebbero mai accadere. Il fatto che me ne vado io non importa.
La cosa che lo angosciava davvero è che, ripeteva, ultimamente soffre anche di insonnia, quindi non dormiva la notte, e le notti ripeteva continuamente, no? Come un mantra, le cose fatte, ma soprattutto i progetti e le cose ancora da portare a termine che si potevano fare. Era quello che lo angosciava, il fatto di non poter portare a termine i progetti per la comunità. Tanto è vero che, vabbè, una volta, una di queste notti in cui ero vicino a lui, no? E lui continuava a parlare, in un momento di rabbia, diceva: papà, a me non mi interessa niente di Roccella, del porto, della variante, pensa a riposarti, a dormire. Naturalmente ho detto in un momento così di stanchezza, di nervosismo. E niente, tutto qua. Questa stessa angoscia comunque l'ho rivista molto anche in giro per strada, no? Sentivo parecchi dire, smarrire, e ora che succede, ora che si fa? Chi prenderà il suo posto? E come è stato detto prima, la verità è che nessuno prenderà mai il suo posto, non ci sarà una persona con il suo stesso amore viscerale, non solo per Roccella, ma per, come è stato detto, per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno. Lui ha dedicato la vita, si è sacrificato anche nella sua vita familiare, però ha sempre avuto il nostro sostegno, e lui lo sapeva, perché era il suo modo di dimostrare anche l'affetto e l'amore per noi. Lui lo dimostrava in questo modo, cercando di fare bene per la comunità. E adesso tocca a noi, non ognuno come può, non facendo grandi cose, ma semplicemente cercando di essere dei buoni cittadini, perché mio padre non era solo quello delle grandi opere, del castello, dell'università. Mio padre era prima di tutto un buon cittadino, e lo ricorderete quando girava in via Marina, vedeva una carta per terra, lui la cestinava. Mio padre era una persona che, se capitava che mentre parcheggiava, e il che capitava molto spesso perché era molto distratto, come ricorderete, mentre parcheggiava toccava una macchina, mio padre lasciò un biglietto con il suo numero di telefono dove chiedeva scusa. Ecco, noi dovremmo essere semplicemente dei buoni cittadini, tutto qua, perché questo è quello che vorrebbe lui. Grazie ancora. Grazie Francesco, grazie Bruno. Con i vostri interventi sinceri, toccanti, reali, avete travolto i nostri interventi istituzionali, veramente grazie. Ringrazio comunque voi che siete intervenuti, le autorità militari, civili, le autorità istituzionali anche di fuori provincia, i colleghi sindaci che saluto, e vi ringrazio veramente di cuore a nome della città per aver voluto testimoniare con la vostra presenza attenta, sincera, a dare questo ultimo saluto al senatore Zito, che veramente lo meritava. Passando adesso la gente, io volevo chiudere proprio con questo passaggio con colui, perché mi ha colpito nell'ultimo intervento, quello che ormai, come diceva il figlio Bruno, era quasi un testamento, nomina Vincenzo Bombardieri l'amico e poi anche assessore quando lui era sindaco. E un uomo è stato definito anche dal suo amico Demetrio Naccari Carlizzi sui generis, in ogni senso, odiato, amato, ma non indifferente. È vero, questa era la personalità del senatore. Io penso che stasera sia stata una cosa bellissima, perché è stato ricordato in tutte le sue sfaccettature. Questa descrizione di folle visionario, mi
pare che sia una descrizione assolutamente corretta per dimostrare quello che è stato lui e anche le cose che ci ha insegnato, perché alla fine una delle cose più importanti del suo insegnamento è questa, cioè di sognare, di sapere sognare le cose che sembrano anche irrealizzabili, però sapendo che tra il sogno e la realtà che si vuole realizzare c'è un cammino fatto di passione, di sudore, di impegno. Tante sono, io sono d'accordo con te, sono state tante le sfaccettature che hanno detto, raccontato dal palco, però io, e mi è piaciuta, un giovane ottantenne, perché io lo ricordo, molto spesso veniva in televisione ed era tornato da una notte a Roma, da un viaggio a Roma, arrivava la mattina, arrivava in TV, freschissimo, non dico riposato, però energico. E io mi ricordo che gli dicevo: ma senatore, come fa a viaggiare di notte ed essere riposato così e tranquillo, lucido di giorno? Io che sono molto più giovane di lei non riesco a farlo. Io vorrei che tu, perché innanzitutto siete amici da tanti anni, oltre che è stato il suo assessore, lei è stato il suo assessore, un ricordo del senatore Zito. Allora, i ricordi ce ne sarebbero tantissimi, perché non è facile focalizzare solamente su un ricordo. Uno dei ricordi più belli è, per esempio, la notte dell'alluvione, a proposito di questa sua capacità di essere sempre presente sulle problematiche, eccetera. La notte dell'alluvione noi abbiamo insieme a Pino Mazzaferro, ad altri assessori della mitica giunta del 99, siamo usciti alle 5 di mattina e poi con lui immediatamente, cioè alla fine di questo giro che abbiamo fatto per Roccella, immediatamente lui si è messo al telefono e ha cominciato a telefonare dappertutto, a spendere soldi che non avevamo. E abbiamo cominciato insieme a lui a ricostruire questo nostro paese. E questo è uno dei ricordi più belli, ma se posso focalizzare un po' su una delle sue eredità spirituali, no? Tu dicevi la capacità di essere sempre impegnato, di essere sempre caparbio. Questa era una cosa, l'instancabilità, la dedizione assoluta. La capacità di affrontare tutti i problemi solo dopo uno studio profondo, perché insieme abbiamo affrontato tutti i problemi che ci si sono parati di fronte solo dopo uno studio profondo e con grande approfondimento. E poi il grande insegnamento che ci lascia è quello della dedizione assoluta al bene sociale e soprattutto dedizione gratuita. Quello che sempre ci ripeteva e che insieme abbiamo condiviso è questo: lavorare per il bene comune, per il bene del proprio paese, della propria città, della propria regione, dell'Italia, sapendo che non bisogna mai chiedere niente in cambio, sapendo che i risultati, il consenso anche, è solamente il frutto del lavoro che bisogna fare. Non bisogna mai pensare prima al consenso che si deve raggiungere, alle elezioni che verranno dopo, ma il lavoro deve essere sempre finalizzato alle cose da fare e ai risultati. Il consenso è una cosa che viene dopo. Questo è il messaggio, secondo me, politico, culturale, sociale, che il senatore ci lascia. E io voglio dire, questi sono momenti di tristezza, perché anche quando una cosa te l'aspetti, perché noi questa cosa ce l'aspettavamo, l'abbiamo seguito fino agli ultimi giorni nella sua malattia, però quando viene ti lascia sempre un vuoto profondo. E io penso che noi dobbiamo, la nostra, non solamente noi che proseguiamo il suo lavoro, ma penso la collettività roccellese, i cittadini di Roccella devono ricominciare da domani con lo stesso coraggio suo, perché io credo che con questo coraggio, e lui sarebbe felice che l'esempio, il primo esempio della sua vita fosse proprio
il coraggio e la dedizione. Con questo stesso coraggio noi riusciremo a andare avanti sulla sua strada, che è la nostra strada, e a ottenere i risultati che lui si aspettava e che penso lui meritava e tutti meritiamo. Sì, io aggiungo solo una cosa, vorrei vicino, perché a lui proprio l'ha detta questa frase, per descrivere innanzitutto guardare lontano. Lui era uno dei pochi politici che guardava lontano, oltre il proprio orticello, oltre quello, me la ripeteva sempre anche quando veniva ospite là, di non chiedere la fontanella ma creare un progetto collettivo. Quindi l'invito anche che do agli amministratori e a Giuseppe Mazzaferro, vuole che lo raccontasse lui, così chiuda, visto i figli che diciamo non ci ha lasciato beni materiali. Io, col permesso della famiglia, quell'aneddoto che sempre ti ha raccontato telefonicamente vorrei che tu lo dicessi in diretta. Sì, il senatore a tutti noi ha dato la forza di guardare avanti, di guardare in un futuro prossimo e di osare. Ha sempre detto osiamo, bisogna rischiare e crederci. Una volta, parlando con il senatore, ho chiesto, dico: senatore, ma è possibile, tutti i politici rubano? Senatore, lei a chi ha rubato? È stata la frase che simpaticamente gli ho detto. Lui mi fa: guarda, ho rubato anch'io, ho rubato tanto. Cioè, a chi? Mi ha detto: alla mia famiglia e ai miei figli. Ho rubato tanto tempo e anche tanti soldi. Ecco, e qui la racchiude tutta per dire: un uomo che ha fatto prevalere, anche rispetto agli affetti familiari, il bene collettivo, il bene comune della sua comunità, della quale era proprio innamorato. Io vorrei far intervenire Rosario Olivo, che è possiamo dire da vecchio socialista, si può dire. Non ci sono dubbi. Lei quest'oggi è qua perché voleva porgere l'ultimo saluto a Sisinio. Certamente, l'ho ricordato sui giornali locali di Catanzaro e sono venuto a testimoniare con la presenza fisica un affetto fraterno che ci legava da decenni. Lui ad Assunta, io ho conosciuto da ragazzina, ci siamo sentiti qualche mese fa con Sisinio e la cosa che mi ha profondamente toccato nelle conversazioni telefoniche che abbiamo avuto è il fatto che lui mi chiedeva notizie sul parco archeologico di Locri, sui finanziamenti che la mia amministrazione, quando ero presidente, aveva stanziato per il parco archeologico di Locri. Cioè, quelle delibere, te le ricordi? Ma dico: sì, ma sono passati tanti anni, no, dobbiamo ritrovarle. Io gli ho consigliato così di rivolgersi ad alcuni dirigenti della regione che ancora, perché dobbiamo rilanciare quel discorso, il discorso del parco archeologico, questo non più tardi di un paio di mesi fa. Lui era già stato in piena malattia. Sì, lui era stato ricoverato ma era aggredito dalla malattia. E la cosa mi ha profondamente toccato perché, come dire, è ricca di profondi significati. E quindi così, insomma, visto le testimonianze di affetto e mi riconfermano in una affermazione che mi sento di fare, che muore solo ciò che dimentichiamo. E a proposito di questo, lui diceva: sì, non vale la pena vivere se non si lascia traccia. È vero, è vero. Ecco, la morte ci rende invisibili, ma non assenti, quando lasciamo tracce profonde e imperiture come ha lasciato Sisinio. Una traccia indelebile nella sua gente, tra i suoi amici. Certo. E una traccia anche, diciamo, spirituale, con quella sua fede laica, sì, come qualcuno ha voluto mettere in evidenza. Una fede che c'era, ma era laica, una fede poi socialista. Sì, socialismo umanitario, no? Una fede che lui ha abbracciato da ragazzo, che ci tiene uniti, perché è la fede nella dignità della persona, nella umanità, quella che manca purtroppo in tante aree della società oggi. Valori fondanti per Sisinio, ma anche per una comunità socialista che lo ricorda, lo ricorderà per gli insegnamenti che ha lasciato. Lui lascia testimonianze importanti per le giovani generazioni. Sisinio, quindi, come dire, è stata una parte importante della nostra vita e sarà ricordato non solo dalla comunità di Roccella, ma dai calabresi,
dai tanti che nel Mezzogiorno hanno seguito sempre le sue lezioni di meridionalismo democratico, nel solco di Salvemini, di Dorso. Sisinio, come dire, è una pagina importante, una stagione fondamentale della nostra vita. Io sono qui per così rendere anche fisicamente questa testimonianza e per dire che insomma lui è una bussola, non solo per Roccella ma per i tanti che secondo me riscopriranno la sua lezione di vita. La ringrazio, ringraziamo Rosario Olivo, ex presidente della regione ma anche amico socialista di Sisinio Zito. Grazie ancora. Grazie ancora a Rosario Olivo. E abbiamo da queste parole toccanti dell'ex presidente della regione che proprio 2 mesi fa aveva sentito Sisinio Zito nel pieno della malattia e che cosa aveva chiesto Sisinio Zito? Quelle vecchie delibere sul parco archeologico di Locri. E qui la dice lunga sulla forza di volontà e sulla forza di vita che Sisinio Zito lascia e che ha trasmesso a quelli più giovani. Ha ragione il figlio Bruno nel dire che sarebbe un vero peccato disperdere questo patrimonio, un vero peccato anche per i più giovani che devono conoscere e sapere. Io vorrei ascoltare il primo cittadino Giuseppe Certomà, che a dire il vero avete visto sul palco, ma io volevo chiedergli ora davanti alle telecamere, lei ha fatto un gesto molto bello ieri. Un gesto straordinario, cioè quello di togliersi la fascia e deporla sulla bara di Sisinio, come per dire la indosso anche per te questa. Sì, in effetti la fascia non è di proprietà dei sindaci che si alternano alla guida del paese, la fascia è un simbolo. Io ho ritenuto opportuno che per il ruolo che lui ha avuto di sindaco e il ruolo istituzionale da vice sindaco, mio collaboratore importante, era doveroso mettere la fascia tricolore sulla sua bara. Devo dire che è un momento di tristezza ma allo stesso tempo anche di soddisfazione, perché sono soddisfatto perché penso che Sisinio Zito sia contento dell'accoglienza, dell'onore che gli è stato dato in questo estremo momento della sua vita da parte dell'istituzione, del popolo roccellese e della Locride. Proprio il figlio diceva che era, come dire, impressionato da tante persone anonime che sono venute a dare le condoglianze. È un fatto di civiltà. Roccella perde uno dei suoi migliori figli. E il messaggio che è venuto anche dagli interventi è quello che per far contento lui dobbiamo continuare sulla strada che lui ha tracciato. Noi questo lo faremo con determinazione, abbiamo le gambe ormai solide, abbiamo i suoi insegnamenti, abbiamo i programmi che insieme abbiamo determinato, non sarà molto difficile portarli avanti nell'interesse suo e della sua memoria, nell'interesse dei cittadini e nell'interesse della Calabria. Come è stato detto da più parti, Roccella vuole essere non un modello, non mi piace questa definizione, vuole essere un riferimento, una eccezione. Anche da Roccella noi vogliamo mandare un messaggio che è quello che la Calabria non è quella che viene dipinta dai mass media, da certa stampa, ma è un posto di civiltà dove con l'impegno, con la determinazione e la caparbietà con cui si dedicava Sisinio Zito si possono fare grandi cose, si può sognare e anche i sogni possibili si possono realizzare. Io vorrei ascoltare una persona che era molto vicina al senatore Zito, Vincenzo Stagliano, che oggi a dire il vero doveva intervenire pubblicamente e non ce l'ha fatta, e lo possiamo anche capire perché siamo tutti commossi, le persone che lo conoscevano sappiamo quanto era forte il suo carattere e sappiamo anche quanto mancherà la sua presenza. Vincenzo, però il compito mo è importante. Il senatore si sarebbe arrabbiato a pensare che il festival potesse essere trascurato anche a causa della sua morte. Allora, vogliamo dire se continuerete e come continuerete in questo lavoro che sappiamo pesantissimo. Guarda, posso fare una confidenza, è un fatto privato che rendo pubblico, no? Perché lo facciamo per lui. Certo. Io l'altro notte l'ho sognato e mi raccomandava di stare attenti, dice guarda che ci vogliono fregare il festival. Ha citato anche i nomi delle persone che secondo lui vorrebbero farlo, che io non posso ripetere per ovvi motivi di carattere forse anche legale, di privacy. Questa è una cosa terribile. Ti ha colpito oggettivamente? Sì, vabbè, i sogni parlano.
bisogna anche credere che nei sogni, pensiamo, ce l'ha insegnato anche lui, no? Certo, perché lui ha avuto questo grande sogno che ha realizzato, che credo sia irripetibile, nessuno sarà mai in grado di sostituirlo, bisogna essere chiari su questo. Nessuno può immaginare un Siso secondo, perché aveva delle capacità e una tenacia incredibile. Lui lavorava 16 ore al giorno, una cosa che io non riuscirei a fare, cioè, ai limiti dell'umano. Lui cominciava la mattina alle 6 e finiva la sera alle 10 o alle 11, ci chiamava quasi a qualsiasi ora quando c'era qualche problema da risolvere. E queste sono cose che ci fanno capire che non sarà facile. Diciamo che non sarà la stessa cosa. Non sarà la stessa cosa, però ha lasciato un patrimonio immenso che noi dobbiamo saper gestire. Questo è un compito grave, ma dobbiamo farcela, perché quello che si è fatto in questi anni, diciamo, è un valore che si azzererebbero gli sforzi che lui ha fatto, cioè sarebbe lavoro vanificato. Ma il festival di quest'anno, vogliamo approfittare, lui avrebbe approfittato anche del suo funerale per dire il festival ci sarà ugualmente e si farà anche nel nome di Sisinio Zito. Sì, noi abbiamo fatto in programma il festival, lo dedicheremo a lui, sarà dedicato proprio a Sisinio. Abbiamo anche in mente un titolo, si chiamerà Sea Song, lo posso anticipare a voi, prima battuta veramente, perché lo meritate, voi ci seguite sempre, è proprio una canzone per Siso. Meravigliosa questa cosa. Sì. Abbiamo un programma pronto, abbiamo qualche difficoltà, bisogna capire che siamo in una fase di transizione e dal punto di vista amministrativo avremo dei problemi, perché adesso bisogna rinnovare tutti gli organismi. Non bisogna dimenticare che lui era presidente sia dell'Associazione Culturale Ionica che dell'Associazione per la Fondazione Rumori Mediterranei, e questo dal punto di vista amministrativo è un problema. Noi dobbiamo affrontare queste questioni molto delicate con grande serenità e cercare le soluzioni più appropriate. Quindi questi 4-5 giorni lavoreremo in questa direzione, bisogna trovare dei degni sostituti e cercare di fare il festival come abbiamo sempre fatto. Anche per lui, perché lui ci teneva. Io posso dire che una delle ultime cose che ci siamo detti quando ci siamo visti, lui era ancora molto lucido e sereno, dice: non bisogna perdere il festival, che poi io poi questa frase l'ho ripetuta nel sogno, ma i sogni non riusciamo a controllarli, le cose arrivano. Censo, oggi devi parlare, che avresti detto se fossi salito su quel palco? Lo sappiamo che la commozione è tanta, perché insomma il rapporto era stretto e non è facile immaginare un percorso senza di lui, senza la sua guida lungimirante. Che avresti detto oggi dal palco? Guarda, avrei detto che ci mancherà, e quello che ha fatto, lo ripeto, è di una bellezza incredibile. No, lui una volta ha fatto un'orazione funebre e io pensavo proprio a questo oggi, per un'altra amica e socia dell'associazione, era membro del comitato direttivo, la signora Anna Maria Sola Bombardieri, la mamma di Vincenzo, e mi ricordo che lui in quell'occasione ha fatto una bellissima orazione e c'era un mio amico vicino a me. E mi ha detto: bella orazione, dice Vincenzo, ti conviene morire prima di lui, così ti farà una bella orazione. Oggi pensavo proprio a questo. Purtroppo, non lo so, è finita in modo diverso e io non me la sono sentita di fare l'orazione per questo motivo, perché forse non sarei stato all'altezza, credo, per la commozione. Vincenzo, noi ti salutiamo e speriamo e ci auguriamo che veramente questo percorso, questo solco tracciato da Sisinio Zito venga portato avanti, ma non tanto per fare un favore a lui, quanto per non disperdere il lavoro che è stato fatto negli anni, perché un domani
come diceva il figlio, mi è piaciuto molto questo intervento di Bruno, Roccella, dire quanto era bella ai tempi di Signor Zito, no, bisogna dire Roccella ha iniziato ad essere bella ai tempi di Signor Zito e ha proseguito sulla traccia di Signor Zito. Questo è diciamo, lo slogan che dovrà secondo me caratterizzare gli anni futuri, perché comunque un uomo così, una guida da parte di un uomo così, credo che abbia lasciato una traccia indelebile in chiunque l'abbia conosciuto, anche nei suoi stessi nemici, perché ogni grande politico può avere amici o nemici, ma anche certo. nei suoi stessi nemici gli riconoscono certo. Tra virgolette un'immortalità proprio per quello che ha fatto, perché certo. Signor Zito per le opere certo. che ha fatto, per quello che ha lasciato, rimarrà comunque immortale. È vero, vero questo. Penso che ognuno di noi aveva questa idea della sua immortalità reale, non quella metaforica. Nel senso che lui era capace sempre di risolvere i problemi e nelle situazioni più difficili. Io ero convinto che tirava avrebbe... sempre il jolly dalla manica. Come... Certo, io ero convinto che avrebbe sconfitto la malattia in qualche modo. E vorrei sottolineare questo aspetto, è una malattia bruttissima della quale si parla poco e bisognerebbe fare di più, è una malattia veramente terribile che bisogna debellare. Dedichiamo questo pensiero, quest'ultimo pensiero a Sisinio Zito e con questo io devo salutare i telespettatori. Ah, mi dicono che ci è arrivata una nota, ora la prendo, una nota d'Ardore, vediamo... Dei socialisti che praticamente sono i vecchi socialisti che erano vicini a Sisinio Zito e che ci tenevano ad essere presenti anche qua, tante sono state gli attestati, socialisti Ardori, intanto salutiamo Vincenzo, grazie di tutto, profondamente addolorati per la scomparsa del caro Sisinio Zito, esprimono vivo cordoglio e tutta la fiducia in un uomo così grande spessore, socialista e riformista, meridionalista convinto, figlio illustre di questa terra di calabresi verso la quale egli ha dato veramente tanto, sicuramente sarà ricordato per sempre. Questo è il messaggio. Piero, non avevamo Piero Campisi che poteva venire ai nostri microfoni, ha preferito non parlare in questo momento, noi ovviamente stiamo cercando di ascoltare le persone che sono tutte vicine, che sono state vicine al senatore, perché ogni testimonianza è stata bella, un momento bello per ricordarlo, perché così come diceva il senatore Zito, ognuno deve essere ricordato per quello che ha fatto.